Vidi poi una bestia che saliva dal mare. Aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna v'erano 10 diademi e le teste portavano nomi blasfemi. La bestia che vidi somigliava ad una pantera, mentre le zampe sembravano di orso e la bocca di leone. Il dragone comunicò ad essa la propria potenza e il suo trono con potestà grande. Ora una delle teste appariva come colpita a morte, ma la sua ferita mortale fu guarita. Per questo tutta la terra fu presa d'ammirazione per la bestia e si mise ad adorare il dragone che aveva dato un tale potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa? Alla bestia fu data una bocca che proferiva parole orgogliose e blasfeme e le fu concesso di operare per lo spazio di 42 mesi. Così aprì la sua bocca blasfema contro Dio, lanciando bestemmie contro il nome e la dimora di Lui, contro tutti gli abitanti del cielo. Le fu dato potere di far guerra ai santi e vincerli, e le fu data potestà su ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome fin dall'origine del mondo non sta scritto nel libro della vita dell'agnello immolato. Chi ha orecchi, ascolti. Se uno è destinato alla prigione, vada in prigione. Se uno con la spada uccide, con la spada deve essere ucciso. In ciò sta la pazienza e la fede dei santi. Poi vidi un'altra bestia salire dalla terra. Aveva 2 corna come un agnello, ma parlava come un dragone. Esercitava tutta l'autorità della prima bestia per conto di essa. S'adoperava infatti che la terra e tutti i suoi abitanti si prostrassero davanti alla prima bestia, la cui ferita mortale era stata guarita. Faceva prodigi strabilianti, al punto da far discendere dal cielo sulla terra il fuoco, e ciò sotto gli occhi degli uomini. Così traeva in inganno gli abitanti della terra, con i portenti che aveva il potere di fare a servizio della bestia. Spingeva infatti gli abitanti della terra ad erigere un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada e poi aveva ripreso vita. Quindi fu dato ad essa di infondere lo spirito al simulacro della bestia, in modo che questa potesse parlare. Quanti non avessero voluto adorare l'immagine della bestia, ordinava che fossero uccisi. S'adoperava inoltre che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, fosse impresso sulla loro mano destra o sulla fronte un marchio, in modo che nessuno potesse comprare o vendere all'infuori di coloro che portavano il marchio, cioè il nome della bestia, o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha mente, computi il numero della bestia. È un numero d'uomo. Il suo numero è 666. Se parliamo di rapimenti alieni, i rettiliani sono quelli che non vorreste mai incontrare. Solitamente sono descritti come creature simili a rettili. Hanno la testa di una lucertola, pelle di serpente. Non sono pacifici e conducono degli esperimenti cruenti e molto dolorosi. Secondo le credenze popolari, i rettiliani non vivono nello spazio e non hanno astronavi, ma risiedono sotto la terra su cui camminiamo o accanto a noi.
hanno la forma di persone di cui ci fidiamo e che crediamo umane. E non si tratta di creature di fantasia. 1933. La popolazione di Los Angeles ha raggiunto 1.300.000 abitanti. È una città che cresce velocemente. L'ingegnere Warren Schuffert sta effettuando una perizia mineraria quando annuncia una scoperta incredibile. Un intricato labirinto di gallerie sotterranee abitato da strane creature. Gli uomini lucertola. Nel 1934 questo geologo e ingegnere minerario Warren Schuffelt scoprì una città sotterranea sotto Los Angeles, composta da caverne, catacombe e gallerie. Secondo lui era stata abitata dai rettiliani. There we go, action da vostro Marisan. Come va, amici ed amiche? Ci siamo? Lo so, siete tutti curiosi. Siete curiosi, tanto che questo evento mi ha costretto a pubblicare questa live su numerosi.org, dove i server sono nostri e il governo si aggancia al piffero, mentre su YouTube, essendo una piattaforma governativa, ti spengono all'istante. Ci siamo già passati su quello che ha ricevuto tra gli strike, record di strike in tutta la mia vita. Allora io ho deciso che su YouTube non si poteva andare in onda, tanto che quelle persone che entrano in onda su YouTube vedranno un video loop che spiega: ciao, ci trovate qua, che bello. Intanto ringraziamo gli abbonati numerosi.org, perché se guardate questa live gratis lo dovete a loro, ok? Il mio lavoro è soltanto divulgare, niente di più, però dovete a loro, a questi fratelli e sorelle che da 4 anni hanno creduto in Morrison, ok? Faremo delle rivelazioni incredibili, ok? Prima di invitare in studio l'ospite, un amico, una persona fantastica, volevo salutare qualcuno, ok? E poi magari, se rimane il tempo, siccome l'ospite è una persona che adora dare delle spiegazioni molto dettagliate, se rimane il tempo risponderemo anche alle vostre domande, ok? Mi dicono che mi vedono un po' sgranato, non conosciamo il motivo, ragazzi, ho la banda tutta per me, abbiamo messo anche una connessione satellitare che sarà pronta a giorni, ma penso sia dipenda da, purtroppo, Streamer, che si appoggia e serve di questo paese del terzo mondo, e di conseguenza a volte la connessione è bassa, quindi non è problema di internet, ma è problema proprio del terzo mondo, i server che usano nel terzo mondo. Vi ricordo che io sono in Centro America. Però non concentratevi su di me, concentratevi su quello che dirà l'ospite, su quello che diremo, ok? Chiedo alla regia, magari se abbiamo tempo, ma stanno lavorando adesso perché vi è tutta una procedura sui social, inviare notifiche, cose varie, di... Prima di dare la parola, capito, di portare l'ospite, dobbiamo aspettare qualche secondo, qualche minuto, anyway. Vi chiedo ovviamente la cortesia di condividere questa live, perché serve a voi. Noi queste informazioni già le abbiamo, quindi questa live serve a voi, per quelli che potrebbero essere anche eventi futuri, ma soprattutto conoscere delle verità, se così vogliamo chiamarle. Ognuno di voi si fa la propria idea. Tanto quando ho fatto dei documentari particolari, che mai non ci credo, io ci credo e via. Siamo a 664 persone live, dai, altre due siamo, salta fuori il numero della bestia, quello che molti esseri umani hanno a causa di quella cosa, quell'energy drink che hanno preso. Vi ricordo che quei disturbati di Davos si sono incontrati e dovevano discutere come affrontare la nuova influenza chiamata X. Noi abbiamo una fortuna incredibile, quello che dicono fanno, quindi ci stanno avvisando che arriverà questa influenza X, che sarà 10 volte più potente di quella precedente. Quindi questo messaggio è per le scimmie: se non volete capire che ve lo stanno sbattendo in fronte, che vi stanno dicendo che ci sarà un polygon attack, che ci sarà un lockdown, che faranno quella cosa, che passeranno i poteri all'OMS, se uno ancora crede alla luce, perché qua non mi hanno detto che ci salveremo tutti, fate anche voi le scimmie come il 99% della popolazione. Il mio obiettivo oggi è soltanto condividere certe informazioni. Io intanto chiedo alla regia se posso salutare
alcuni fans, vediamo se ci riusciamo. Scusate che hanno cambiato tutte le funzioni su StreamYard, veramente un disastro. Quindi se la regia, eccole qua, Cristiana Cristian Serra, ciao Cristian, nostro fans, un saluto. Gaffo Gaffo, ciao Morris, ricordiamo che in Sardegna c'era una fila chilometrica per fare il veleno e l'energy drink, volevo dire. Cristian Benato, ciao Cristian, mi raccomando condividete ragazzi, ciao a tutti. Vitto Daniela MP, buonasera a tutti, condividete, condividete. Claudia Firpo, here we go, condividete il più possibile, siamo live solo su StreamYard per combattere la censura, però fate rivelazioni importanti oggi. Yes is right. Seguite fino alla fine perché poi verrà, prima salutare Tiziana, verrà rivelato il nome dell'anticristo. Io mesi fa feci un video su cosa penso che possa essere l'anticristo, però oggi verrà fatta una rivelazione importante. Si rischia la vita per queste rivelazioni, che ci vogliate credere o meno. Tiziana Garavani, ciao, ciao a tutti, condividete, quasi 800 persone sul numero 6.org, incredibile. Vai avanti, allora, iniziate a condividere, perfetto ragazzi. Marco, Marco, buonasera, Alfa Centauri, ciao a tutti ragazzi. Hermes Casanova, buonasera a tutti, mi raccomando seguiteci fino alla fine, questa live è una cosa unica. Qualcosa che non vedrete mai. Ciao Sebastian, non vedrete mai da nessuna parte, ok? Per chi mi conosce, mi segue da anni, sa sempre che abbiamo anticipato gli eventi di mesi e anni e che ci copiano, persino ci copiano. Cladigemus Rising, sei un grande appena abbonamento Morri, ti seguo da sempre, un grande abbraccio. Ciao caro, Glaigi, nome difficilissimo, fratello. Avanti! Allora, poi chiedo il via alla direzione, alla regia. Quando siamo pronti partiamo, ok? Alex Di Giovanni, ciao Morri, sono qui con 10 amici per sentirti. Fantastico, un abbraccio a tutti i 10 fratelli, 10 amici. Sandro De Muru, io ho condiviso Morri, grazie Sandro De Muru. C'era un famoso DJ sardo, Sandro Murru si chiamava. Vincenzo Zarbo, sei il numero uno, Morri, vorrei stringerti la mano. Ciao, te la mando virtualmente, caro. Next, la regia è morta, non mi contesta, non mi risponde. Vincenzo Zarbo, thank you. Can I ask you something, regia? Can you please reply to me? Sento già, sì, ma sto facendo cosa, dovete aspettare. Buonasera, Morri, sei grande, Sandra News. No, ringraziate comunque ragazzi l'ospite di oggi che è sempre una persona meravigliosa che ci concede il suo tempo. Inoltre ringraziate, ripeto, questa piattaforma meravigliosa, numero6.org, 4 anni di vita grazie agli abbonati, l'unica vera piattaforma di controinformazione. Sì, si potrà rivedere la replica, Francesco, certo che sì, è nei nostri server, su YouTube non si può pubblicare questa live, ok? Quindi ringraziate la vera controinformazione che si chiama numero6.org, non di certo quelle altre due piattaforme governative di senso controllato che voi tutti conoscete. Ma non farò il nome oggi perché poi se incazzo mi fanno i video dovrò poi i coglioni a rispondere. Anyway, mi raccomando condividete ragazzi e tra un po' si parte, stringete, allacciate le cinture e tenetevi forte. Sarà tutto vero quello che diremo? A voi la sentenza. Parleremo di tunnel e di tante informazioni, di questi esseri che hanno la pelle verde. Non sappiamo se hanno la pelle verde, sto scherzando. Anyway. Ragazzi, penso che gli alieni abbiano sequestrato la regia. Allora, here we go. Comunque, cosa volevo dire ragazzi? Mi raccomando, siate forti, il 2024 sarà un anno ricco di emozioni, per chi vuole le emozioni. Poi volevo fare un ragionamento, a volte mi dicono, ah tu sei materialista, fai video, perché diventare ricchi, perché fare i soldi? Ragazzi, io vi do questa brutta notizia, quando io vi dico di fare i soldi, non vi dico di fare i soldi perché dovete comprarvi la Lamborghini, la Ferrari o la casa dei vostri sogni. Voi siete costretti a fare dei soldi, a lavorare duro, perché il costo della vita salirà al doppio, al triplo, al quarto, a 4-5 volte di quello che conoscete adesso. Ecco perché dovete fare i soldi, per poter continuare a vivere, a mangiare, perché il costo della vita, nessuno ne parla, sta salendo in verticale. Io non ho mai visto nei 50 anni che possiedo
un listino prezzi su tutto, su biglietti aerei, su una bibita, un panino, una follia. Quindi vi stanno dimezzando lo stipendio. Lo stipendio è lo stesso, ma il costo della vita va in verticale. Poi sappiate che verrà pubblicata una intervista meravigliosa dove parliamo di Putzer. Vi ricordate il portuale Putzer, colui che difendeva i portuali? Ma quando mai? Come ho detto io, ho la conferma di quello che vi dicevo 2 anni fa. Quindi per chi credeva nelle stronzate governative... Ma che cos'è il dissenso controllato? Il dissenso controllato sono piattaforme gestite dai governi o finanziate dove ti danno l'impressione che stanno combattendo per i buoni mentre invece vi stanno soltanto abbindolando. Un po' come il giochino dei tre barattoli. Vi distraggono. Tutto là. Siete pronti? Adesso entrate in studio? Ok, sì, perfetto. Se la regia mi scrivesse in privato ma non mi scrive... Anyway, non lo scrivo, vabbè, è morto. Sapete che il regista oggi è morto. Allora ragazzi, a breve chiamerò il fratello, il carissimo Stefano Erario, che ha avuto anche l'onore di conoscere di persona. Ah, ecco, là c'è, adesso hanno scritto. Ok, ok, ti ho scritto. Va. In quella pure, perfetto, ci siamo ragazzi. Allora, cominciamo con la live. 5, 4, 3, 2, 1, invito in studio un carissimo amico, fratello, nobilissimo dottor, scienziato Stefano Erario. Alla fattura, che commentatore. Addirittura, scienziato, sì, qualcuno mi sporteva pure così. No, dicevo che però sto facendo questo, Stefano, ho avuto la fortuna poi di conoscerti in persona, anche se io stavo molto male gli ultimi giorni. Per via del clima e cose varie, però è stato fantastico. Dove sapere che quel signore vive in una città meravigliosa. Salutiamo anche il sindaco di Brindisi perché ha fatto un lavoro incredibile. Non lo so. Lascia sta la politica con me perché no, non vorrei mai che adesso nel senso che però, no, di solito però quando è gestita bene la città, è il sindaco, giusto? No, ma amore, ti spiego subito, questo sindaco che adesso è subentrato all'altro da poco tempo, pochi mesi, quindi stai facendo... Ah, il genio era l'altro. Uno che poi magari si arrabbia l'altro, che è pure amico mio, quindi... No, allora l'altro è il genio, salutiamo il genio di prima. Complimenti al genio di prima. Lo stanno sporcando la città, che hanno capito che hanno una città meravigliosa, come gliel'ho sempre consigliato io di fare, di viversela, di curarsela. Noi abbiamo dato il nostro, certo, anche nella nostra città. Quindi grazie a nome loro, a nome di tutta la comunità brindisina, ti ringraziamo dei complimenti. E noi li salutiamo tutti. Allora, io direi di partire subito in quinta. Sei d'accordo? Partiamo alla grande. Abbiamo diverse domande, dobbiamo fare delle relazioni uniche. Vuoi fare qualche premessa o partiamo con l'intervista? No, le premesse le facciamo tutte. Facciamo prima un invito ai tuoi spettatori, nonché ormai anche i miei, perché io della vita tutto mi immaginavo, ma andare a finire dietro una telecamera, insomma, capisci che... quindi io comunque devo sempre metabolizzare ogni volta, quindi per me è sempre un dramma. Poi quando prendo la mano metto anche a urlare, certo. Tu lo sai. No, questa volta non lo farò più, anche perché sono stato male anch'io e quindi raffreddavo pure anch'io, non di quelli col moccolone ma con quel virus che sta girando un po' malino, quindi ancora mi sentirai, sì, con una voce un po' bassa. Detto questo, fortunati i nostri amici che ci guardano, perché loro si mettono in pigiama, fanno i gruppi, perché tu ce n'hai uno da 10, noi ce n'abbiamo uno da 4, uno da 6, insomma, stiamo a diventare proprio un appuntamento. No, le persone quindi... sono curiose, perché 2024 è un anno importante, si sono riuniti i criminali a Davos, tanti eventi, da poco si parla di tunnel New York, eccetera, eccetera, tanti altri eventi in arrivo, parlano di questa malattia misteriosa X, ma sanno già quello che accadrà e quindi noi ci prepariamo, ovviamente. Quindi io partirei, se sei d'accordo, subito con l'intervista. Sì, partiamo, anche perché stavo proprio invitando i nostri amici a mettersi in pigiama, a prendere un po' d'oro, perché... Sì. non è che anche perché noi riveleremo il nome
della bestia dell'Apocalisse, in prima mondiale per quanto mi riguarda, e credo che faremo una scommessa, anzi questa scommessa lancio la tua adesso. Nel mentre ci ascoltate, scrivete su Google, su ciò che avete, il nome della bestia e vediamo cosa vi esce. Poi, prima di mandarla in onda, vediamo chi riesce a beccarla. Perché se non è stato mai detto, e noi saremo onesti a dirvi ok, l'hanno già detto, quindi noi stiamo solamente calcando qualcosa, ecco, se non l'hanno già detto, vi dico che in prima mondiale. Questa cosa implica comunque un'esposizione di un certo livello, cioè del tipo, perché io darò anche la spiegazione perché deduco quel nome. Detto ciò, è vero che a noi non c'è caga nessuno, come si direbbe, del tipo, non essendo accademici che abbiamo posizioni particolari, la nostra opinione rimane un'opinione, per così dire, da strada. Però quando si danno alcune informazioni che possono, per così dire, aprire un po' le finestre dei dormienti, ecco che magari lì si possono preoccupare. Oltretutto, una volta detta, quella cosa rimane lì, e quindi perciò no, io direi di fare sì, però Stefano, oltre a fare il nome, pensi che verrà presentato quest'anno al pubblico? Il nome della bestia non sarà mai presentato, lo capirai dopo quando io ti esporrò tutto il contesto. Perfetto. Però tu, nello stesso momento, allora, tutti davanti a questo schermo diranno oh cacchio, è vero, perché io vi dirò adesso, quando leggete un titolo, quando leggete un articolo, immaginate che quel nome è un nome d'uomo e voi vi accorgete che si parla sempre di lui, che lui che fa, che lui dice, lui fa. Quindi è inquietante, perché una volta capito il meccanismo diventa un po', ecco, vorrei anche dire a coloro che sono più sensibili che stanotte non dormite. Fantastico, altro invece, like. Questa stasera è una bomba. No, essendo io, tu lo sai che essendo io un membro del Mossad, lo sapevi che io sono un membro del Mossad? Guarda, male per te, perché lo stanno bombardando davanti e dietro, quindi non lo so. No, come ti ho queste voci, io lavoro per il Mossad, però stanno... dico Mossad, ma il bonifico quando cazzo me lo mandate? Non paga, ma cioè... noi stiamo qua a fare 2-3 ore, no, di chiacchiere e cose, poi sti stipendi quando vabbè, però li salutiamo che ci ascoltano, dai. Comunque, lo sai, Cimeri... ma certo che lo so, io sono seguitissimo, non solo da loro, anche no, dall'AISE e dall'AISE. Te l'ho fatto notare. Certo. Allora, partiamo, dai. Siate pronti, ragazzi, mi raccomando, sentite fino alla fine. Comunque, l'argomento è di Ashkenaziti, questo strano nome attribuito ad una parte degli ebrei nel mondo, ecco, grazie. Questo è il titolo, no, faccio la premessa prima, scusami. I cimeri Ashkenaziti, cimeri Ashkenaziti. Perfetto, però io non voglio assolutamente, parlando di loro, parlando degli ebrei, parlando di tutte le comunità, che come si suddividono e quali sono le moderate, quali le... ecco. Cercate di comprendermi che io, come al solito, non accuso nessuno, perché non voglio accusare nessuno. Io ho una tesi, mia tesi, su alcuni errori che sono stati fatti nel tempo, per cui ho ribaltato ciò che voi potete fino a oggi sapere su questo nome, ok? Che oggi è attribuito, ripeto, al 72% degli ebrei del mondo, quindi stiamo parlando di tantissime persone, e che quindi io non generalizzo mai, perché come al solito
quelli che fanno le cose sbagliate sono sempre pochi e sono sempre quelli che poi fanno pagare tutti. Detto questo, in tutte le comunità, come io ho difeso la massoneria, come tu difendi che la classe operaia, come noi difendiamo tutte le categorie, quindi noi non discriminiamo innanzitutto e non accusiamo nessuno, pertanto ci manterremo sempre sulla domanda e sul dubbio. Certo vuole il fatto che noi abbiamo accelerato questa puntata, perché doveva essere fatta verso aprile-marzo, l'abbiamo accelerata per alcuni eventi che si sono incatenati e che quindi io e Morris ci siamo messi d'accordo, io e te, di farla immediatamente pur di rischiare, per così dire, un impeachment, come dice. Io ho cancellato tante, ma appunto per divulgare questo ho dovuto cancellare tanti appuntamenti e tante interviste. E infatti, ma lo capiranno i nostri telespettatori, i tuoi telespettatori, i miei amici, i miei fratelli, che saluto e abbraccio, e che quindi io introduco questi argomenti. Dove lo possiamo trovare, oppure dove lo troverete in futuro? E qui lancio un messaggio anche a chi vuole investire su di noi, perché io non ho mai tempo, io cederei i miei iscritti a chi li vuole mettere insieme e non farmeli rubare come faccio sempre. Ecco. Detto questo, puoi mandare la slide, perché questa introduzione io la faccio sul fatto che tutto ciò che tratteremo stasera è raccolto in un mio studio dal titolo Leggende e storia del popolo di Dio da Adamo all'Apocalisse. Puoi mandare la slide. Perfetto. Qui potete trovare, quando la troverete in edizione, quando la troverete in ebook, adesso è un mio lavoro, quindi io ho preferito fare così come abbiamo fatto l'altra volta sul codice Codex Biologicum, di almeno fissare sul web le immagini del mio prodotto. Ecco, per questo anche il web può servire a qualcosa. Ecco. In data e la produzione in web marca il fatto che sia dal punto di vista anche della onestà intellettuale, diciamo, no? Perché chissà quanti da domani sapranno il nome della bestia, chissà quanti da domani sapranno quello che stiamo per dire e chissà quanti da domani cominceranno a fare le nostre teorie. Il brutto è che quando io mi arrabbio soltanto su questo, che io ho 1000 amici, no? Poi tra questi 1000 amici che sanno che io sto questi studi ce l'ho da una vita e che bene o male poi alla fine li sto tirando fuori tutti adesso, perché poi mi mandano un link di un altro che scrive esattamente quello che io faccio nei miei corsi e mi dice: hai visto questo? Per dirmi è una novità, ragazzi. Allora, lo fanno anche con me, guarda, lo fanno anche con me. Benvenuto nel club. Non mi date niente, perché o me li date in tempo reale con la data della nostra pubblicazione, altrimenti non me ne passate, perché io questi argomenti li conosco da sempre. Non c'è un argomento di questo tipo che io non conosca. Poi ci sono alcuni che mi piacciono tanto, alcuni no. Oggi qui a Morris, siccome mi ha fatto un regalo di venirmi a trovare nella mia città, dove siamo stati bene insieme, ci siamo divertiti, ecco, io ho voluto regalare a lui questa mia, per così dire, bomba, chiamiamola così, che però può anche mettere lui a rischio esattamente come mette me. Poi, l'ho detto prima, gli accademici li ammazzano. A noi, siccome non siamo accademici, magari no, un paio di schiaffoni, ma è difficile che ce li danno. Comunque, andiamo avanti, puoi iniziare. Perfetto. Ecco, questa quindi è una... diciamo, quindi parleremo... No, questa è una citazione che io vorrei leggere, perché questa fa parte della Mishnah. Sì. La Mishnah è le ripetizioni orali della Torah. Quindi stiamo parlando del periodo che va dal 200 al 100... dal 200 avanti Cristo al 100 dopo Cristo. Quindi ci dice una cosa molto inquietante leggendola io. Ci scrive: chiunque ponderi su quattro cose, meglio sarebbe che non fosse mai venuto al mondo. Ciò che vi è sopra, ciò che vi è sotto, ciò che vi era prima del tempo, ciò che vi sarà dopo.
onestamente sono quattro punti di cui io ho sempre ponderato. Adesso mi devo spaventare? Non lo so, andiamo avanti. A voi le conclusioni. Okay. Benissimo, se mi fai la prima domanda, credo che tu abbia domande da fare sulla... Certo, no, infatti io... pensavo che volessi leggere le slide e poi le domande. No, bello quello anche che non arrivi quello che sta sopra. È interessante quel passaggio, quella frase che hai detto, che non arrivi nemmeno quello che sta sopra. Eh no, perché guarda, chiunque ponderi su quattro cose, meglio sarebbe che non fosse mai venuto al mondo. Cioè, dice, per colui che tratta questi argomenti, è meglio perché è la verità. Meglio che io poi leggendo quali sono i punti dico chi sta sopra o chi sta sotto, cioè l'argomento di oggi, chi vi era prima del tempo, ragazzi, noi parleremo prima del tempo oggi e mi sa che parleremo dopo perché siamo in Apocalisse e quindi noi stiamo proponendo anche il dopo, cioè siamo esattamente in questa immagine, in questa Mishnah, che ripeto essere la ripetizione orale dei rabbini del primo periodo, così viene chiamato. Ok? Beh, cominciamo. Quindi, allora, prima di parlare dell'argomento, io parlerei proprio delle origini del male sulla Terra. Ed ecco la prima slide. Le origini del male. Tu mi hai sempre chiesto, no? Chi era Lucifero. Quindi, stasera, noi riusciremo finalmente a collocare questo mito in una possibile, in una probabile visione, perlomeno anche umana. Quindi potrebbe essere, per sintetizzare, un mito legato non ad una persona, ma a un gruppo. E anche dico di più, il male sulla Terra potrebbe addirittura essere genetico. E scopriremo magari insieme il perché. Bene. Quindi, riepilogando, Stefano, cimeri aschenaziti. Dunque parleremo degli aschenaziti, ma poi ci hai promesso che rivelerai il nome della bestia, l'Anticristo. Sì, io te l'ho promesso, lo riveleremo. Speriamo di fare una puntata magari non troppo lunga, se vogliamo, perché tanto comunque io vorrei anche le domande, ci piace un po'. Esatto, io, sei tu che allunghi la live, quindi io posso gestire la cosa che è molto veloce. No, ma anche le domande in diretta sono sempre gradite, perché magari se il concetto non è chiaro riusciamo anche ad approfondire. Possiamo andare più veloci e poi diamo spazio alle domande frequenti. Ma io vorrei partire subito con... Sapevamo che gli aschenazisti avessero origini cazzare. Cosa c'è di nuovo quindi? Allora, ecco, fino adesso voi sapete che le origini degli aschenaziti presumibilmente a un certo punto nei racconti diventano i Khazari del canato di Khazaria. Pertanto si sposta, diciamo, l'oggetto ebraico di estrazione per trasferirlo ad altri e magari per separare questa condizione. Infatti è una condizione che effettivamente viene anche citata nella Bibbia, no? Nella sinagoga di Satana, in Apocalisse Giovanni 2 e 9, dove magari lo possiamo anche ricordare. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e la calunnia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma appartengono alla sinagoga di Satana. Quindi questa è la citazione per cui troviamo una verità, cioè dire una sinagoga di Satana vuol dire che vi è evidentemente
un qualcosa che non è dedicato alla divinità per cui la sinagoga viene eretta. La sinagoga sappiamo essere il luogo, sinagoga vuol dire incontrarsi, stare insieme, il luogo dove gli ebrei recitano la Torah e comunque sia vivono l'aspetto religioso, rituale. Sinagoga di Satana vuol dire che evidentemente già all'epoca vi era questa conoscenza, cioè questa distinzione. Vi poteva essere già nel mondo ai tempi di Giovanni una sinagoga di Satana, cioè qualcuno che remava in senso opposto a quello divino, cioè quello diabolico, quello demoniaco. Io ho detto prima che saremmo partiti dal fatto di Lucifero, perché la Chiesa pone sempre Lucifero come l'angelo caduto, l'angelo che è il più bell'angelo, che assomigliava a Dio, tutte quelle proprietà angeliche che poi riconosciamo anche nell'angelologia con altre figure angeliche e arcangeli. Ecco, ma quella di Lucifero è particolare perché ad un certo punto cade, oppure si allontana, Dio lo allontana, gli angeli lo allontanano, ma questa è la migliore delle visioni per quanto mi riguarda. Ma questo cosa vuol dire? La domanda aperta è: dove è caduto? E qua la lascio aperta. Dove è caduto? Ecco, lasciamola aperta la domanda. Allora, prima di addentrarci proprio nel... Tenete questa figura scusate, di Lucifero lì, così, in modo che poi dobbiamo cucire tutti gli eventi per poter guardare il nostro bel quadro che stiamo per dipingere. Quindi vi esorto anche a prendervi gli appunti, oppure a stare molto attenti ai passaggi, specie quando vi dico questo è un passaggio importante, vuol dire che è argomento di unione con un argomento che magari abbiamo fatto in precedenza. Quindi così funziona la mia mente, purtroppo, e così vi dovete abituare. Ecco, io non dico le cose spiattellate, mi devo costruire ciò che è l'ipotesi per poi formulare la tesi. Quindi devo fare, gli argomenti vanno poi ricuciti, semmai poi vanno fatti in un riassunto, vanno poi definiti per intero. Però in questo caso è molto difficile questo lavoro, pertanto vi esorto a stare attenti ai passaggi. L'ultima volta che ci siamo visti abbiamo fatto l'esposizione per quanto riguardava la discendenza da Adamo ed Eva fino a Noè, per parlare della questione ebraico-palestinese, anzi israeliano-palestinese, per capirne un po' di più. Spero che qualcuno abbia capito quella parte. Perché? Perché in realtà noi ci siamo occupati, se la possiamo fare in un riassunto, ci siamo occupati in realtà di tutta la discendenza umana, in realtà, no? Se consideriamo che il diluvio universale ha ucciso tutta la popolazione del mondo, almeno il mondo conosciuto, ma si dà per scontato che sia il mondo per intero, ecco, quelli che discendono da Noè, che è il personaggio biblico che Dio predilige sugli altri, che invece lascia morire, state attenti a questo passaggio. Noi quindi ci siamo occupati da Noè in poi, perché, e ve la ripeto, vi ribadisco il concetto dell'altra volta, Dio a Noè promette la terra. La terra promessa che sentirete dopo sono tutti i calchi e ricalchi che si fanno spesso
in tutte le religioni. Quindi, quando noi sentiremo parlare per la prima volta di terra promessa, è terra promessa a Noè, perché gli dice: prendi, costruisciti l'arca, perché ci sarà questo diluvio, e poi comunque sarai salvo. Sarai salvo vuol dire che approderà sicuramente di nuovo, metterà i piedi per terra. Quando arriverà questo momento, a Noè gli si regala l'arcobaleno. Attenti a questi passaggi. Gli si regala l'arcobaleno. E quando noi sentiamo parlare di arca e di Noè, dobbiamo mettere insieme la parola per dire che Noè è il primo patriarca. Sì. Patriarcato. Bravissimo. Perché Noè è un patriarca? E perché padre dell'arca viene poi attribuito alla famiglia? Perché a Noè Dio concede di portare con sé la sua famiglia. Ecco la derivazione logica, ma anche prima derivazione di questo nome, cioè di questo ruolo più che altro. Quindi patriarca è un attributo di un qualcuno che si occupa della propria famiglia e che la mette in salvo dal mondo, dal male. Ok, poi la politica non me ne frega niente, tutto quello che sento non mi interessa, perché tutte le parole, gli aggettivi, sostantivi e quant'altro possono essere manipolati, possono essere trasformati alla bisogna. Quindi a me non interessa questa faccenda. Io ho voluto spiegarvi da dove i patriarchi cominciano, anche se poi quelli religiosi sono, lo sappiamo, che sono quelli che poi da Abramo, no? E sono tre in realtà, Isacco e Giacobbe, però dobbiamo scendere molto più in basso, deve passare molto tempo anche. Ecco perché Noè non viene considerato come prima fonte religiosa. Per l'ebraismo le fonti dei patriarchi sono quelli che partono da Abramo, che abbiamo visto nella scorsa volta uscire anche lui da una situazione particolare per risalire l'Eufrate, per salire quei fiumi che erano fonte di vita, come è anche fonte di vita il Nilo, ma come è anche fonte di vita il Gange. Sono tutti fiumi dove è nata la vita, è cresciuta la vita, perché erano fonti utilizzabili dall'uomo per le proprie culture per il proprio sostentamento. Quindi è chiaro che tutti i popoli, chiaro che il mondo si doveva concentrare su questi corsi d'acqua. Ed è chiaro quindi che questa visione dell'arca di Noè, che poi vedremo qual è il punto dove l'arca di Noè si ipotizza essersi fermata sul monte Ararat, come sapete ormai sin da bambini, lo sapete, quindi non diciamo nulla di diverso. Vediamo anche questo monte Ararat dov'è. E quindi noi ci siamo occupati in realtà della parte viva del mondo. Ci siamo occupati da Noè in poi di tutti coloro che si sono rigenerati con le tre famiglie, le tre grandi discendenze, abbiamo detto, le abbiamo chiamate, da Noè, che erano quelle di Jafet, che andava per l'Europa, quella di Sem, che andava, o Shem nell'originale pronuncia, che andava per l'Asia, e quella di Cam, che doveva poi prendere, diciamo, l'Africa, in modo Africa, diciamo, orientale, comunque centro orientale. Ecco, le abbiamo specificate l'altra volta, ne abbiamo parlato abbastanza, e abbiamo detto ad un certo punto che dai figli di uno di questi, da Jafet, cioè da Gomer,
è venuto fuori un figlio che si chiamava Ashkenaz. Ok. Jafet chiaramente ha avuto molti più figli, Gomer ne ha avuti addirittura tre, tra cui Jafet e Tagarma. Poi ci sta Yavan, che è il un altro figlio di Gomer, che invece ha avuto Elisa, Tarsis, Cipro e Rod, che va a coprire, diciamo, che voi sapete che i nomi dei figli di queste discendenze in realtà a volte vengono personificati, a volte vengono considerati proprio dei luoghi. Ecco, questa è una cosa importante che dovete tener conto. A volte quando si parla di un personaggio, molto spesso in realtà potrebbe essere addirittura una vasta area di territorio, ok? A cui ci si riferiva a quel nome. Va bene. Quindi, ripeto ancora il concetto, ci siamo occupati degli ebrei che discendevano comunque da Noè fino ad Abramo, poi da Abramo tutta la sua discendenza, e poi da questo Jafet e Shem, da cui discendono tutti i Semiti, e poi quel disgraziato che abbiamo detto essere Cam, terzo figlio di Noè, che invece si va a collocare nella Etiopia, Egitto, il Put e il Canaan, diciamo, da cui nascono Nimrod, i Filistei, insomma i Caffortiti, che erano i palestinesi praticamente, quelli che noi chiamiamo oggi, cioè che noi purtroppo neanche Google scrive più Palestina, vabbè. Poi parliamo dopo di questo. Comunque loro, cioè immaginatevi che da Cam c'è qualcuno che intende tutti demonizza questi personaggi proprio perché sembra che Cam abbia fatto una sorta di stirpi un po' sulle righe, un po' tutti che si sono persi, proprio perché Cam aveva peccato di osservare la nudità di Noè, ecco, cosa che gli è costata una maledizione, mentre gli altri due sono stati benedetti, quindi gli affettiti per l'Europa sono stati benedetti, i Semiti sono stati benedetti, Cam sembra che sia stato maledetto. Tutta questa montagna di roba per giustificare, secondo la mia visione, e qui lo dico in diretta a chi sta di fronte a me, secondo la mia visione è per giustificare il maligno. Cioè, se siamo rimasti solo in cinque, in questo caso in tre, vuoi che due devono essere bravi e uno deve essere cattivo. Cioè, perché? Perché nel mondo la cattiveria evidentemente si deve manifestare, cioè si deve ripetere, perché non ci dimentichiamo che l'arca va a salvare la famiglia di Noè, ma la va a salvare proprio perché scampa da quello che il mondo ormai era degradato, era un mondo ormai perverso, e quindi eccolo qua, l'arca di Noè che si costruisce prima del diluvio, e questo è l'arca durante il diluvio. Quindi tutto ciò che verrà fuori da quell'arca, nell'ottica di chi ha scritto la Tavola delle Nazioni, che è il libro a cui si riferisce tutta questa dinastia, evidentemente gli mancava poi il tassello di chi si comporterà male nel mondo. Ecco, sto povero Cam gli hanno affibbiato sta situazione. Io dico povero perché poi vedremo che ci sono importanti popoli che scendono sotto la dinastia di Cam, e sappiamo quali sono, Babilonia, insomma ce n'è diversi, Amaniti, insomma ce n'è diversi, non stiamo qui a rielencare, tra cui anche quei Filistei, insomma, no? Filistei, Filistina e Palestina, loro sono, mi raccomando. Quindi detto questo, io mi sono posto una domanda come se la dovrebbero porre tutti. La domanda è: ma siamo sicuri? Cioè, se discendiamo tutti da Noè
perché si è salvato lui, no? Siamo dunque tutti figli di Dio. Sei d'accordo, Morris? Penso certo, certo. E quindi discendenti dal prescelto. E certo. Tutti gli altri popoli del mondo sono scomparsi. Così ci dice la tavola delle genti. Ma siamo sicuri che è andata proprio così? Qual è la versione alternativa? Un po' come i film. Scegliamo la versione differente. Che io all'inizio vi ho detto che il male sulla Terra potrebbe essere anche genetico. Ma quindi Lucifero potrebbe essere anche una persona? Ho detto prima, parlando di Lucifero, potrebbe essere una persona o un gruppo di persone che si sono salvate dopo il diluvio. Ma che hanno il dono dell'immortalità, quindi? Non hanno il dono dell'immortalità, attento. Ma essendosi salvate e non essendo state salvate da Dio, evidentemente lo odieranno per sempre. Sì, però come possono professare il male? Quindi vuol dire che se sono ancora sul pianeta Terra, ah, perché possono vivere all'infinito? Tu ti vuoi andare a coricare, no? No, è proprio, sono curioso di questa cosa. Devi prendere i popcorn, ti ho detto. Io sto un po' meglio, quindi oggi posso. Voglio che tutti devono capire, anche i bambini. Dobbiamo utilizzare un linguaggio semplice, ripeterci. Se vogliono fare domande, i telespettatori li facciano pure. Se non hanno capito un passaggio, mi piacerebbe che qualcuno me lo fa capire. Certo, quelli che non capiscono. Ma magari diamo spazio dopo, magari le domande. Okay. Andiamo avanti con le domande qui. Ok. Allora, secondo me, te lo dico proprio, a scampare al diluvio è stato un popolo. Un popolo comunque sia, quando noi parliamo di popoli di quel periodo, dobbiamo parlare di tribù. Non è che possiamo parlare di popoli come il popolo italiano. Stiamo parlando di popoli che hanno le migliaia di componenti. Un piccolo, che quindi, un piccolo clan. È perfetto, sono tribù, piccole tribù dove ci sta un capo, dove ci sta una questione comunque gerarchica che gestisce la situazione civile, diciamo. Quello da quando l'uomo ormai era già passato attraverso il Neanderthal, l'Homo sapiens, e poi vedremo che in realtà ce n'era già un altro anche prima. Comunque... Yeah. Sì, lo vedremo adesso nel passaggio. Però quello che voglio dire io è che molto probabilmente proprio questo gruppo si sia salvato, in qualche modo si sia potuto salvare, e che questo misterioso perché nessuno ha mai collocato a nessuno ha mai dato una possibilità di questo tipo. Si pensi che c'è il dubbio che ci sia stato anche una precedente per così dire civiltà, infatti tutto ciò che viene prima di Noè è mitico, i personaggi sono mitologici, sembra che hanno età di 1000 anni, 800 anni, insomma sembrano personaggi che non hanno nulla a che vedere con l'umanità. Ecco, da Noè in poi, anche con Noè in realtà è ancora così, però fatto sta che si comincia ad avere l'idea che l'umanità ha comunque dei parametri umani già con Noè. Però io dico che invece il parametro umano è rimasto in un antico popolo misterioso, attento a questo passaggio, misterioso e macro popolo chiamati Cimmeri. Puoi andare a scorrere se vuoi nella slide. Ecco qua, vi faccio notare che questo popolo sconosciuto che adesso vedremo occupava tutta quest'area. Se voi vedete c'è il Mar Nero, il Mar Mediterraneo, sotto la Roman Empire, sopra c'è il Mar Nero, sotto Roman Empire c'è il Mediterraneo, quello tra la Cimmeria, che era chiaramente questa grande
vastità di territorio occupato dai cimmeri, quello è il Mar Caspio e quindi tutto il Caucaso, lo vedete, e poi quello che diventerà l'Anatolia, cioè comunque la Grecia. Quindi noi, mettetevi in mente che questa è la zona, perché vedremo fra un po' che i nomi che andremo a dire sono attuali e che quindi le nostre tesi in realtà possono valere anche per la geopolitica di oggi, per avere un'idea chiara di oggi, di che cosa è stato il tempo. Perché come diceva Madonna, non tutti qui saranno illuminati, perché chi non conosce il passato non conoscerà il futuro. Lo diceva Madonna scherzando e ridendo ai quattro scemi, che quattro, perché gli altri magari erano pure intelligenti. Da ragazzo mi piaceva anche a me Madonna, quindi non è che voglio dire, però sicuramente il concetto, il concetto è le persone, bravissimo, che sono qui non vedranno il futuro, non vedranno il futuro perché dice non conoscono il passato. Bene, cara Madonna, sì, perché... tra tutti quegli stupidi io ti sto dicendo che il passato invece a noi piace e te lo stiamo raccontando. Quindi il misterioso popolo dei Cimmeri ha abitato questa vasta area, che è montagne, monti, fiumi, laghi, immaginate che cosa ci sta. Ma i Cimmeri chi erano? I Cimmeri rappresentano per la storia, quindi nella storia in realtà entrano i Cimmeri, per l'archeologia e anche per la letteratura antica, è un affascinante mistero ancora tutto da decifrare, giunto fino a noi purtroppo tra mitologie e leggende. Per la storia sono stati un'antica popolazione nomade indoeuropea del Caucaso, e lo abbiamo detto, provenienti dalla Russia meridionale, cioè sarebbe quella parte che tu vedi verso la C, parliamo così, verso la C di Cimmeria, stanziati sulle sponde del Mar Nero, perfetto, fino alle sponde di quello del Mar Nero che sta proprio sotto. Ascoltatemi adesso, che è un passaggio importantissimo. Questo è un popolo misterioso, e facciamo un ripetito. Popolo misterioso, che la storia comunque documenta, che le leggende documentano, e che io pongo essere coloro che si salvano dal diluvio universale. Incazzati con Dio, umani. Perché Dio l'ha lasciato lì. Umani, certo. Umani? Umani, come Noè. Vivevano come Noè. Anzi, questa cosa te la do già adesso. Sia Noè che questi Cimmeri vivevano a fianco ai giganti. Giganti e uomini, prima del diluvio, vivevano insieme. Anche se possiamo dire, sicuramente con certezza, che qualcuno rimane anche fin dopo, e molto tempo dopo, ma erano in via d'estinzione. O comunque la razza che produceva questi giganti si stava concludendo, non si stavano facendo più sì, dice la legge Mars, che non so, sì leggo io, sì dice, c'è un libro ritenuto apocrifo che descrive un evento in cui angeli caduti ebbero rapporti con donne dando vita nei, perfetto, film chiamati giganti. Corretto. Perfetto. Sono riuscito a leggerlo. Sì, no, ma l'ho voluta lanciare subito questa, perché poi mi servirà dopo per dirti, sì, come si sono salvati. Perché altrimenti, se l'acqua è arrivata fino al Monte Ararat, evidentemente tutta questa zona, che io ritengo essere stata colpita da un meteorite, sì, ma è una mia opinione, proprio nel Mar Nero, sì, ma è una mia opinione, cioè potrebbe essere proprio il Mar Nero il meteorite, ma è una mia opinione, sì. Detto questo, sti giganti vivevano a fianco, perché io devo giustificare come si sono salvati. Attenti al passaggio adesso. Questi Cimmeri,
tra storia, leggende, poi vedremo chi è che scrive. Scusate, in diretta. Chi è che scrive dei racconti? E vedremo, ci faremo la domanda. Ma questi racconti sono veramente dei racconti? O come oggi nei film ci raccontano le cose e ce le silurano con la fantascienza? Cioè, questo esercizio che hanno fatto adesso... I giganti sono stati una realtà, io ne ho avuto anche le prove, no, quindi in Sardegna... Però, dai. Mi riferivo alla leggenda di questi cimmeri. Siccome ti dirò che dopo c'è stato qualcuno che ha fatto una grande trilogia di questi, credo trilogia, una grande serie, tra cui quel grande personaggio che si chiamava Conan, il barbaro, fatto dalla Scanezzita... Sì. Schwarzenegger, ogni volta metterò la virgola. No, c'è una scena molto bella in quel film dove si vede anche un rettiliano, non so se ti ricordi. Bravissimo. Però ci ho pensato, dico, ma vedete che negli anni 30, quando nascono sti romanzi, non quando poi diventa film, ma quando nascono sti romanzi, dico, non vuoi che magari questi fanno lo stesso esercizio di quello che fanno adesso? Cioè, nei romanzi mettevano la civiltà perduta perché magari la volevano, per così dire, cancellarla proprio, farla diventare una leggenda, così ogni volta che tu parli ti dicono, ma zitto che sta di cazzate, perché è una leggenda. Ok, noi la riprendiamo però, perché la storia in questo caso invece ci dà un po'. E chi la storia? I grandi poeti dell'epoca e scrittori, lo vedremo. Ma attenti al passaggio, perché questo passaggio, Morris apri le orecchie, questo passaggio servirà per tutto l'arco della giornata insieme, fino a stanotte. Cimieri erano dediti a rituali del culto dei morti, vivevano in cavità sotterranee senza mai vedere la luce del sole. Come le lucertole. Poi, per come si sono poi, una volta finito il diluvio, e qui diventano cimmeri, perché prima vengono identificati, prima del diluvio, aspetta che ce l'ho, ecco, vengono identificati come una comunità che si chiamava Cucuteni Trifilian, che va dal 5500 a.C. fino al 2500 a.C. ancora c'erano comunità del genere. Io metto proprio a 4000 anni circa il diluvio universale. Ok? Quindi tra 5000 e 5 c'erano questi Cucuteni Trifilian. Questa è archeologia, ragazzi, eh? Bravissimo, e lo ce l'abbiamo qua. Questi Cucuteni, guarda caso, erano gruppi nomadi che abitavano l'altitudine, antidiluviani chiaramente, vissuti nelle zone che noi oggi chiamiamo Crimea, Ucraina, Romania e Moldavia. Stiamo capendo in che zona ci stiamo trovando. Ma non stiamo parlando solo di questa zona, perché con i cimmeri noi ci troveremo in una grave difficoltà. Innanzitutto una difficoltà oggettiva. E sentite questa, perché è bella per gli italiani, per i napoletani e per i cimmeri. Diversi miti e leggende citano persino il lago d'Aveno e il lago Lucrino in Italia, in Campania, a Napoli, come sede del loro oracolo cumano. La figura più importante era detta la Sibilla Cumena, dove ci sono racconti memorabili di questi personaggi che vivevano in cavità, tra cui cavità che oggi noi possiamo tranquillamente dire, possiamo chiamarle proprio la Napoli sotterranea. Allora, qual è il nesso tra il lago d'Averno e la cimmeria?
Cimmeria darà il nome proprio alla Crimea. Quindi questi abitavano la Crimea. Okay. Perché vivono sottoterra? Perdonate, scusa. No, no, ci viene una domanda. È vero che sono stati scacciati dagli sciiti, vedremo. E per quale motivo ci interessa? Proprio gli sciiti ci interessano. Che li scacciano e dove li scacciano? Però sì. Già una domanda sorge spontanea. Come mai li ritroviamo vicino a un vulcano, in un lago, in grotte, in cunicoli, in caverne, a questa distanza? Sì, ma perdonami un attimo, i rettili vivono sottoterra, perché vivono sottoterra? Ma no, io bruciamoci le tappe. Io ti ho detto prima che, essendo vissuti a fianco ai giganti, molto probabilmente nei millenni che sono passati, con l'aiuto dei giganti, si sono aperti varchi sotto il livello del mare. E incontrando cavità già aperte per natura, si siano potuti spostare in lunghi tratti, ma non lunghi tratti di mille metri, ma di migliaia e di migliaia di chilometri. Perché ti faccio la domanda, perché camminare nel sottosuolo? Non è naturale. Perché avevano, lo troveremo dopo nei comportamenti, avevano, innanzitutto perché erano stati abbandonati e sapevano che erano stati abbandonati da Dio, e quindi avevano timore di Dio, non volevano più venire fuori. Lo avrebbe fatto chiunque, anche un cane, se lo bastoni torna nella cuccia e non vuole venire più fuori. Mi sembra pensando, sono più complottista, pensavo alla loro pelle rettiliana, no, sottoterra, sai. Mi devi seguire, perché qui il complotto c'è, ma alla fine ti seguo. Quindi seguo. Siccome erano timorosi di Dio, vivono nelle grotte, nelle caverne, in questi ci stanno ascoltando adesso, secondo te? Come i cimeri ci stanno ascoltando. Innanzitutto abbiamo detto i cimeri, per la prima volta li abbiamo associati alle ascanezide, già si stanno addrizzando le orecchie. Detto caga, allora c'è qualcuno. Salutiamo, che non signori cimeri. Va bene, ma noi aspetteremo poi i detrattori che diranno: ma quello, ma che cazzo, ma chi, mo, quella la leggenda. Vabbè, apposta. Noi, voi dite quello che volete, sorridete sempre gli smile, e noi invece ci facciamo i nostri ragionamenti, perché a noi piace la logica e ce l'andiamo a trovare. Perché a me non mi piace che io devo discendere da qualcuno perché si è salvato, e gli altri per quale motivo? Perché qui ogni volta si ammazzano la quantità di persone per il bene di qualcuno? Io, a me sta cosa non mi è mai entrata, non la capisco, non è divina. La divinità deve aiutare tutti a prescindere, non deve preferire qualcuno per ammazzarne altri. Ecco, in questo caso io mi sento vicino ai cimmeri, perché l'avrei provata anch'io quella rabbia, d'accordo? Ecco, siccome gli erano rimasti quei giganti che evidentemente nell'acqua si sapevano muovere meglio, magari si sono addentrati tra le montagne, vedremo che sarà così evidentemente, ma hanno trovato un tesoro sotto la terra, hanno trovato cavità incredibili, grandissime, dove si alimentavano, dove non volevano più venire fuori perché avevano tutto. Da qui sono passati quei 2000 anni di prosciugamento, 1500, quel 1800, non sappiamo. Però c'è stato poi un ritiro delle acque, ma ormai loro erano da millenni di generazioni sotto, anche se fossero state solo poche centinaia, comunque avevano un dominio sotterraneo non indifferente. Qualche gigante lo ritroviamo proprio in Palestina, tra i Filistei, quando Davide deve conquistare la Palestina per governare su Gerusalemme, per spostare poi l'arca a Gerusalemme.
Quindi sì, i giganti in realtà li ritroviamo ancora. Quindi ci sono giganti che sono rimasti, questi poveri disgraziati. Per adesso li chiamo poveri disgraziati, poi non li chiamerò più poveri disgraziati. E per invece per altri giganti sono andati con i figli di Dio ed evidentemente erano quello che erano. Hanno fatto la fine che hanno fatto. Quando muore un gigante, non si può. Poi parliamoci chiaro, i giganti. Io una volta ho pubblicato su internet, c'è uno studio di un mio carissimo amico che è venuto a mancare, l'avevo promesso e gliel'ho pubblicato, andato a trovarlo, e parlavamo, i giganti non è che avevano altezze come si immaginano nei film di 20 metri, 30 metri. No, 3-4 metri. Guarda, se passavano i 3 metri erano già veramente ipergiganti, altrimenti di giganti si poteva parlare tranquillamente di altezze come il 2,60, 2,50. Ma l'ha confermato un amico giornalista sardo. Perfetto. Che appunto quando ha trovato queste ossa le proporzioni sono quelle. Perfetto. E quindi quando noi diciamo giganti nell'immaginario c'è il gigante che è talmente alto che non si può manco parlare. Invece il gigante in realtà aveva soltanto questa differenza e non erano molti. E vi dico anche di più, perché c'è la possibilità che quando si dice biblicamente i giganti si unirono con le donne degli uomini? Perché molto probabilmente tra i giganti vi era una specie di... cioè si facevano dei giganti piccoli, usciva il gigante più piccolo, che in realtà poi si poteva anche accoppiare fisicamente con le donne magari più alte del luogo. Quindi questa possibilità ha tenuto, che in realtà la teniamo ancora oggi, cioè ogni tanto qualcuno dei 2,50 ancora oggi si vede, insomma, non è che stiamo dicendo cose strane, no? Non stiamo dicendo cose fantascientifiche. Quindi questo era il motivo per cui ci si può anche immaginare un mondo fatto veramente di giganti e di uomini che se i giganti li ridimensioniamo un poco, evidentemente. Però per la loro fatica ci servono per giustificare proprio quell'avanzamento in queste grotte, in queste cavità sotterranee, da dove questo popolo non vuole uscire. Facciamo un salto, piccolo salto indietro per farne uno grande avanti. Quando abbiamo fatto la dinastia di Noè, abbiamo parlato di Gomer. Gomer, che poi fa Ashkenazi e tutto il resto, però Gomer cos'è? È il figlio di uno dei salvati? Sì. E Gomer diventa poi un luogo. Però, quando si parla di Gomer, ci si riferisce proprio ai Gimmeri. Cioè, al luogo dove i Gimmeri sono stati trovati. Per lo più dove sono stati scacciati. Però quel luogo è detto Gomer, cioè con i Gomeriti, oltretutto, che è nella galassia benedetta dell'Anatolia anatolica, cioè che è quella parte che voi vedete tra il Mar Mediterraneo, ma che oggi è la Turchia, sarebbe, non è niente la Turchia. Lì sulla Libia vedi la Grecia, ecco, e poi ormai lo conosciamo, insomma, fa parte dell'Europa, quindi è inutile che vi sto a spiegare come bambini. Però Gomer, come vedete, non è proprio sulla parte al di là del Mar Nero, è a sud. Quindi evidentemente questa differenza ci fa capire che i Gimmeri si sono spostati lì dove Gomer ha poi disceso la sua dinastia in Ashkenaz. Quindi Cimmeri non potevano essere Ashkenaz per non avere la dinastia di Gomer, perché io li ho posti fuori dal salvataggio di Noè, giusto? Mi stai seguendo? Sì, certo, Tossimo. Grazie. No, mi chiedevo quanti anni vivevano queste persone qua, sono troppo curioso. No, ma si parla di generazioni, cioè non è che
è chiaro che qua, abbiamo detto, quando si parla di questi nomi biblici andiamo, spaziamo tra luoghi, posti, eroi, perché comunque sia dovevano essere collocati nell'immaginario locale per avere punti di riferimento. Quindi a volte si poteva dire, per esempio, sulla terra dove Gomer ha vissuto si diceva la terra di Gomer, ok? No, e ricordiamo sulla che queste informazioni si trovano dentro dei libri della Biblioteca del Vaticano, ricordiamo, che purtroppo solo in pochi possono accedere. Soprattutto. Ma sentite come si chiamavano, come si chiamava, come si chiama, come si pronuncia Gomer nel Talmud. Gomer si pronuncia Germania. 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 Sarebbe più ebraico dire Germania, ma l'abbiamo trovato in assiro, quindi dobbiamo più o meno guardarlo in assiro, perché i documenti che troviamo di sti, cimmeri sono assiri, meno male, perché altrimenti altri non ne hanno conservati, cioè non ne hanno conservati. C'è stata una volontà proprio di distruzione, lo vedremo avanti. Andiamo più spediti adesso. Discendenti quindi di Ashkenaz, invece, originale dei salvati di Noè, figlio di Gomer, Ashkenaz, furono originariamente identificati con gli sciiti. Gli sciiti che venivano chiamati proprio Iskuzza, che poi vengono anche loro identificati nell'undicesimo secolo con Germania, anche loro vengono chiamati. Quindi abbiamo finalmente una successione logica che troviamo proprio in dei popoli che poi storicamente, insomma, gli sciiti sono stati un popolo potente. Sì, io cercherei infatti di accelerare, arrivare agli eventi più... Sì, stiamo arrivando. Questi sono eventi di passaggio perché sono importanti. Abbiate pazienza, perché lo so che sono discorsi facilissimi, però dobbiamo arrivare al punto, ok? Dobbiamo arrivare al punto. E se volete ci arriviamo. Cioè, se arriviamo, sono due righe e mi basterebbero già qua, però... Perché, quindi, assodato adesso con questo ragionamento breve, che poi dopo saremo spediti perché avremo l'immagine, se io vorrei che mi si dicesse proprio che avete capito, cioè io vi sto dicendo che ci sta un popolo che non si è salvato, che Dio non l'ha voluto salvare perché Noè non li ha voluti caricare, va bene? Quindi sono morti. Da Noè poi ci sono state delle generazioni che noi chiamiamo, nelle tavole delle nazioni, ci possiamo rivedere tutti, chi in una nazione, chi in un'altra, ci rivediamo tutti, va bene? Questi invece cimmeri, a quanto pare, sembrano essere associati anche loro agli Ashkenaziti, ma Ashkenaziti non sono, perché abbiamo detto che gli Ashkenaziti in realtà sono gli sciiti, che discendono proprio da Ashkenaz. Infatti vengono chiamati Iskuzza, proprio perché abbiamo detto che sono loro gli originali discendenti. Oltretutto, sono proprio gli sciiti che spingono, incontrano per la prima volta, e lo vedremo, vi dico anche quando, il periodo storico, per cui gli sciiti, ecco, gli Ashkenaziti, è il 1100. Gli sciiti discendenti da Ashkenaz, secondo Genesi 10:3, figlio di Gomer, provenienti dal Turkestan, entrano per la prima volta in contatto con i cimmeri. Quindi i cimmeri non sono Ashkenaziti. Ok? Dice, vabbè, ma tu hai detto che sono Ashkenaziti. All'inizio hai detto sono Ashkenaziti. Io ho detto non sono Ashkenaziti i Khazari, ma sono Ashkenaziti della falsa sinagoga, i cimmeri, perché proprio quando entrano in contatto con gli sciiti apprendono tutto quello che
gli serve per potersi affibbiare questo, diciamo, questa discendenza. Gli sciiti li cacciano, ma loro ricordano che hanno questa discendenza, cioè se la cominciano a portare con loro. Gli sciiti, e poi chiudiamo la parte preistorica, diciamo, gli sciiti, i cimmeri sono, a parte che li vedevano comparire, scomparire, poi riapparire, però facevano i mercenari praticamente. Erano bravi cavalieri, erano bravi arcieri, sapevano lavorare i metalli e si accostavano così per denaro, per sostentamenti ai popoli, diciamo, che si battevano tra loro. E quindi noi li troviamo in realtà in quasi tutte le battaglie che ci stanno lì a fianco, persino li troviamo a fianco ai romani, li troveremo dopo a fianco ai romani. Però per dirvi quanto i cimmeri sono stati, per così dire, grandi guerrieri, anche le donne persino erano guerriere, oltre che oracoli, oltre che avere le loro caratteristiche che avevano mantenuto sempre, e che si dice che quando si ritiravano nelle valli, anche ne parla anche Virgilio di questo, le valli erano con nebbie oscure dove solo i cimmeri sapevano viverci, insomma. Queste erano, ma poi c'è l'Omero, insomma, ci sono tanti riferimenti poetici dell'epoca che parlano dei cimmeri proprio come un gruppo di uomini potenti, capaci di superare le tenebre, ecco, vengono citati anche per avere questa grande capacità. Però a un certo punto gli sciiti li spingono verso quella che poi sarà l'Europa centrale, si dice, ma noi sappiamo che la identifichiamo sempre come Germania, come Lituania, come Polonia, prima chiaramente come Ucraina. Ok? La storiella, allora, dice Stefano, ok, ma che cosa cambia se tu dici che gli Ascanesiti non sono cazzari? E poi ci dici che prima dici che gli Ascanesiti sono cimmeri, ma poi ci racconti che non lo sono più perché gli cimmeri originali erano, gli Ascanesiti originali erano gli sciiti, va bene? Dici, come fai a cambiare questa situazione? Questa situazione ve la dico io quale è stata una delle trame per nascondere proprio questo popolo che era dedito, ricordiamolo, a rituali macabri e sapeva parlare coi morti, sapeva fare cose magiche che aveva chiaramente appreso durante quella segregazione, perché ricordiamoci che la segregazione genetica fa sì che i membri di una tribù si accoppiano fra loro e che dunque non c'è nessun intervento esterno per poter modificare la genetica di quella etnia, di quella razza. Quindi è chiaro che rimangono unici, almeno in quello scenario. Ma questa conoscenza come sono riuscito a ottenerla? Erano luciferini, se vogliamo. Attraverso i giganti che avevano avuto da prima la stessa conoscenza poi data a Noè, hanno continuato a studiarla, ma sicuramente hanno continuato a professarla, che io chiamo essere sempre la stessa Kabbalah, però in questo caso l'hanno vissuta dal punto di vista oscuro, perché ormai odiavano la divinità. Quindi si sono fatti una cultura proprio di una sapienza, perché se dico Kabbalah ormai capite altro, di una sapienza che arriva da Adamo, che poi va a Enoch, che poi passa a Noè e quindi poi passerà a tutti i patriarchi in discendenza, ma evidentemente passa anche a loro in incognito, perché nessuno si immagina
che ci potessero essere in giro ancora uomini prediluviani, e che per timore di Dio questi continuano a studiare queste materie, questa saggezza, però con un aggravante, cioè quello di adorare a questo punto la divinità che li ha protetti, cioè la pietra. La storiella degli Ascanizziti viene raccontata da Arthur Koestler. Mi mandi la diapositiva. Nel mondo tutti dicono che i Khazar sono Ascanizziti, o al contrario. Mandami la diapositiva. Vai avanti, fino alla foto di... Ah no, scusami, ecco, vedi, questa è una miniatura persiana dove ci fa vedere proprio, e vedi i personaggi che stanno sotto, nella parte bassa, che sono con le corna da vedremo poi chi è quel personaggio, e che sono mostruosi, perché lì questi si stanno praticamente proteggendo, vedi, secondo secolo illustra la costruzione delle porte di Alessandro allo scopo di tenere fuori lontani Gog e Magog delle popolazioni civilizzate. Cioè, è una rappresentazione, quasi un flash dell'epoca, dove ci fa vedere proprio la paura che questi personaggi potevano entrare, ma non armati di frecce e di cavalli, entravano in un modo, diciamo, inusuale, che è proprio scavalcando, infiltrandosi. Cioè, questa è una testimonianza di quello che stiamo dicendo. Vedi quei personaggi al centro, sotto la tenda dei principi? E proprio sono due personaggi mostruosi che rappresentano proprio questa possibilità che questi avevano di fare incursioni di notte e depredare magari il villaggio. Poi tornare... Chi scavava comunque... Scusa se interrompo, però chi scavava un corpo animale, una testa animale? No, loro praticamente con quello che riuscivano a cacciare si coprivano. Non avevano tempo di fare le tessiture, non avevano tempo di fare ciò che... No, però la testa. Le testa alle corna, guardiamo. Le testa alle corna, cioè, perché loro mettevano... Perché mettevano il teschio del bue o di non so di quale animale fino a di una capra, evidentemente di una capra, di solito è la capra, infatti poi lo ritroveremo nel Krampus, che è uno dei loro soggetti spaventosi della Germania, dell'Europa centrale, diciamo, Germania dell'Est, e che quindi ti faccio capire che questa è una scena che arriva dai persiani del VI secolo, cioè nel 1500, ci fanno capire quanto era questa una storia che si viveva. Ed ecco una sorta di, come posso dire, un esempio, questi sono scavi moderni, fatti con illuminazione, non sono cimmeri, lo diciamo subito ai detrattori che ci accuseranno, quello è sotto casa mia, non è quello che dice... Sì, questo l'abbiamo preso per farvi capire come si può vivere in realtà al di sotto della terra senza avere tantissimi problemi, va bene? Sì, perfetto. Questo doveva essere l'immagine di un cimmero secondo le leggende. Mamma, che brutti. Ma perché sono brutti? Perché chiaramente non hanno la vitamina D, cioè non hanno preso il sole, quindi sono bianchi, deperiti. Beh, evidentemente. Guardo nero, cioè gli occhi neri. No, in realtà questa immagine è un po' così, però c'ha gli occhi abbassati. Dovrebbe avere gli occhi azzurri, e vi dico che è una caratteristica che ritroveremo spesso. Per esempio, il cognome Cimino a Napoli discende da questi cimmeri a Napoli, Cimmino a Napoli. Oltretutto c'è un fratello che abita a Napoli e che si chiama... Se vedi un qualcosa nel tunnel, una cosa così brutta nel tunnel, scarichi un caricatore addosso. Dice buongiorno, come ti chiami? Immaginalo vederlo uscire di notte e fare quello che fanno, insomma, all'epoca. Guardate chi ha scritto che gli ebrei ascanezziti hanno origine Khazar. Lo ha scritto, me lo leggi, scusa? La biografia di Arthur Koestler. Nacque a Budapest all'epoca
parte dell'impero austro-ungarico il 5 settembre del 1905, da una famiglia ebraica ashkenazita, figlio di Henry Kostler, allora, un commerciante ungherese originario di Missouri. Perfetto. Allora, il tentativo di Arthur Kostler è stato quello di scrollarsi st'idea che gli ebrei dovevano per forza non riconoscerli in qualche modo. Pertanto sì. si inventa, credo che qualche cosa comunque l'abbia trovata, ma è come se tu vai a comprare la carne dal macellaio e gli chiedi se è buona. Che ti dice il macellaio? La mia carne è la migliore di tutti. Quindi è chiaro che Kostler cosa dice? Gli ashkenaziti sono gazzari perché preferisce un popolo che è vero che a un certo punto diventa potente, ma diventa potente perché si allea con i cimmeri e insieme ai cimmeri si convertono all'ebraismo per sopportare, diciamo, quell'onda cristiana da sud, ma anche da nord arrivava quella cristiana, le influenze cristiane arrivano fino alla Cina conosciuta, la Mongolia, poi anche i mongoli si convertono per un periodo. E quella araba, più che altro, quella più importante, quella araba del Medio Oriente che premeva verso il Caucaso, proprio per la conquista, oltre che conquista, per così dire, politica, anche quella religiosa. Quindi loro sì, per un periodo, i gazzari, che avevano alleati anche i cimmeri, non li avevano combattuti, si convertono. Ed ecco dove nella conversione ci vede il riferimento una ashkenazita. Ma per quale motivo ci devi vedere un riferimento? Perché vuoi mandar via da una discendenza ebraica, la vuoi far spostare su un popolo che poi, a differenza degli altri, gli unici ashkenaziti gazzari li potremmo oggi identificarli nei turchi curdi o iraniani o comunque le popolazioni del Caucaso, mentre degli ashkenaziti che noi ci preoccupiamo e ci stiamo preoccupando sono quelli che si spostano verso Occidente, quelli che vanno verso il Nord Europa, quelli che diventeranno poi i Celti da una parte, addirittura i Celti, come sono arrivati in Italia, per esempio, e alcuni ipotizzano che siano stati popolazioni che hanno abitato prima che l'impero romano diventasse quello che poi è diventato. Quindi questa teoria io credo che sia, dobbiamo chiaramente avvalorarla. Dove possiamo avvalorarla? L'altra volta abbiamo fatto tutto il nostro excursus per capire gli ebrei, quanti erano, quanti non erano. Oggi, siccome noi, tu mi hai messo già la foto degli ashkenaziti ortodossi, che, ribadiamolo, sono dei movimenti che nascono praticamente da sempre, se vogliamo, da sempre c'è dei movimenti dai Tanna in poi, cioè il primo periodo lotanninico del Tanaim, dove c'era la Mishnah, dove viene creata la Mishnah, proprio la ripetizione della Torah, mentre questi movimenti erano fedeli proprio, quindi la ripetizione per loro è importantissima. Infatti sono ortodossi proprio per questo, e la parola già ultra ortodossi non è neanche accettata nel mondo ebraico, perché ultra non può essere niente al di là della potenza divina della Torah e del suo insegnamento. Non possono essere ultra, non può essere una cosa. Ecco perché poi vengono invece identificati generalmente in Karedi. Karedi significa in realtà timorati. L'hai sentita già sta cosa?
No, no, io sto facendo un'analisi abbastanza logica. Come ho clonato io una frase, ho detto dove non vi è logica vi è menzogna. Però tra questi signori vi è una sola religione? In quanti sono? Perché ti spiego, io ho visto dei video su quei signori che non sono... Facciamolo. Io sento che Clemente... Il mantino del bambino, cioè ci fai ballettini strani, voglio dire... Mi sembrano così pacifisti, voglio dire... Morris, no, assolutamente, non le facciamo le distinzioni, perché l'abbiamo detto sempre. Vorrei capire la distinzione. Io stesso ti dico che sono persone buonissime, quindi, però... Io non li conosco perché non li ho mai incontrati, cioè, bugia. Io li ho incontrati. Sono stato invitato in un villaggio di illuminati dove c'è una grandissima comunità a Tamarindo, in Costa Rica, dove essi sono i proprietari. Sembrava di stare in America dentro. Però tu non so se hai colto una cosa. Io prima ho detto i cimmeri, il timore di Dio perché li ha abbandonati, poi io ti ho detto come si chiamano gli ortodossi? Si chiamano caredi, perché il loro significato è timorosi. Sì. Ma se loro sono i salvati, anzi sono addirittura il popolo prescelto, di che timore devono avere? E di chi? Questi che vedi vestiti in questo modo. Abbiamo detto che ci facciamo un passo indietro per farne due avanti. Abbiamo detto che gli ascaneziti falsi, convertiti, ebrei convertiti, quindi falsa sinagoga, vuol dire che non è discendenza, che non è giudaica, che non è originale. Si spostano verso la Germania, verso l'Inghilterra, verso la Scozia, verso la Francia, verso il Portogallo, verso l'Italia meridionale, cioè dappertutto. Stefano, tu facciamo una spiegazione incredibile, tutti sono curiosi di accelerare un po' il passo e arrivare al punto, perché alcune persone si perdono, quindi se riusciamo a accelerare un pochino... Accelleriamo. Vi capisco, sono perché... tutti contenti. No, te lo dico per la regia, legge i commenti, quindi chiedono non questo. È un modo, purtroppo non sono argomenti che tu puoi fare in una diretta. No, okay, ma io lo so, con le letture che ho fatto e ti capisco, però mettiamoci nei panni dei profani che ci ascoltano. Ok, allora fai vedere i profani. Puoi passare alla slide successiva. Vi faccio vedere che tra gli ortodossi addirittura ci sono gli antisionisti. E allora classifichiamoli, quanto sono? Allora, innanzitutto, questi gruppi che vestono in questo modo strano, con queste trecce sulle basette, con la barba lunga, con le calze bianche sul vestito nero quando sono sposati, col cappello grande quando c'è una cerimonia, una festività o qualcosa, insomma tutte caratteristiche che noi ormai tutti credo che si siano informati. Perché sono gli stessi che si mettono il cubo in testa, sono gli stessi, o sbaglio? Quel cubo che è pelle sono pellicce comunque di animali comuni, ecco, si mettono in determinati periodi quando ci sono le festività o in qualche ricorrenza. In tal caso comunque hanno sempre questi berretti, questi cappelli che vedi così, e sotto c'è sempre la kippah. Caratteristica degli ascaneziti tutti è che hanno la kippa nera, quindi potreste trovare anche un ascanezita ortodosso, non ultra ortodosso, che magari veste abiti borghesi ma che ha come segno identificativo la kippa nera, ok? E potrebbe essere identificato, ricordo Arthur Genero che quando ha fatto gli incontri metteva la kippa nera, oppure ricordo anche Macron, insomma ce ne sono diversi che hanno l'hanno Donald Trump, la lista sono infinita, i politici attuali si mettono la kippa nera, il muro del piano. Questo tipo di adesso però dobbiamo fare cose importanti, ragazzi, perché se mi bruciate le tappe poi perdo, non che perdo, perdete voi la logica, perché io vi posso dire volete il no, pa, eccolo, volete, sono loro, io non sono abituato a fare così, purtroppo, cioè se volete Stefano Radu, dico io è cercare solo, siamo un'ora e mezza di là e di accelerare un po' per far sì che
No, questa è la foto che ho messo adesso, la foto che ho passato adesso è per farvi capire proprio la mia intenzione che ho detto all'inizio. Non dobbiamo mai generalizzare, perché oltretutto, certo, vi dico ancora una cosa ancora più forte di quella, che questi che vedi proprio in foto fanno parte di quel gruppo di Caredì che si chiamano Neturei Kart. I Neturei Kart, insomma, questi ortolossi sono tanti gruppi, no? Con la loro moschea. Il problema è che si vestono uguali, quindi la gente non sa che generalizza. Non è che c'è scritto noi siamo questi, gli altri sono gli altri. No, però vestiti uguali. Però capisci che questi sono tutti vestiti uguali, a prescindere da qual è la loro poi diramazione. Capito cosa ti voglio dire? Cioè, tu potresti incontrare un Neturei Kart e poi, sai la particolarità del Neturei Kart qual è? Che ha vissuto sempre a fianco ai palestinesi. Ed è chiaro che ti viene fuori con un cartello così. Perché comunque il Neturei Kart ha vissuto in Palestina e vuole rimanere lì. Quindi è contro il sionismo, perché addirittura i Neturei Kart ritengono che proprio lo Stato di Israele, che si sta formando adesso, è proprio la testimonianza biblica dell'anticristo. Lo dicono loro. Cioè, ci stanno aiutando. E allora andiamo a identificare tra i gruppi che diciamo adesso, statemi attenti, perché so che ci sono alcuni che sono appassionati di questo, perché me l'hanno scritto in privato, me l'hanno proprio chiesto. Generalmente li chiamiamo Caredì, che vuol dire timorosi, si muovono molto in fretta, non escono, insomma, fanno di tutto per non stare troppo in giro, vivono in queste situazioni così limitatorie per noi che siamo profani, insomma, ma vivono comunque con l'indispensabile, come vedete, sempre vestiti allo stesso modo. Hanno chiaramente cibi kosher, cioè cibi fatti apposta, dettati dalla cace, dalla regola, dalla legge, che è poi con i commentari, comunque con nel Talmud, con quello che si viene detto nel Talmud, che sono le regole per cui si deve cibare in un certo modo, vestire in un certo modo. Loro sono ortodossi, proprio ultra ortodossi, perché dal XVIII secolo vestono proprio questi abiti e non se li sono più cambiati. Ecco, quindi li possiamo identificare da sempre come movimenti, per così dire, della Mishnah, cioè della orazione, della ripetizione della Torah. Infatti, una domanda un po' piccante. Perdonami, ti faccio una domanda un po' piccante. Io ho letto online, non ho approfondito, che nei loro libri santi possono avere relazioni anche con donne molto giovani. Leggenda metropolitana o realtà? No, assolutamente sì. Cioè, nel Talmud di Babilonia ci... E parliamo dell'età, di questa età. Io ho detto molto giovani per non scendere nei particolari. No, nel Talmud di Babilonia c'è un passo dove i rabbini spiegano alla domanda che ti fa il discepolo, no? Il discepolo deve mettere sempre in condizione il rabbino di poter rispondere a tutte le eventualità. Certo. In quell'eventualità, credo che tu ti riferisca a Shimon Baruchai, quando Shimon Baruchai, stiamo parlando dello Zohar, quindi siamo proprio nei primi, proprio nei Tanna, siamo proprio nel periodo Tanaim, nel primo. Lui dice, diciamo, no, non dà una risposta netta dicendoti non si può fare, perché non ha questa risposta in un altro commento, in un'altra questione. Quindi lui non può far come Gesù faceva alla stessa maniera. Gesù faceva anche lui. No, io qui sto parlando che sono pensato ad avere rapporti sessuali con persone molto giovani. Allora, ragazzi, mettiamo un punto su una cosa. Il nostro mondo di oggi non è il nostro mondo di 2000 anni fa. Lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire?
veri, si accoppiavano tra fratello e sorella, con l'anima, di tutto, certo, accadeva. Io so che, che tu mi capisci, quando si riferisce che nel Talmud c'è scritto che alla domanda a Shimon Baruchai, che è stato poi colui che ha scritto lo Zohar per i cabalisti, insomma, certo, lo riconosciamo come uno dei più grandi libri, il libro dello splendore, uno dei più grandi libri di studi della Kabbalah mistica, ebraica e giudaica, quindi è chiaro che la risposta è legata proprio o alle abitudini del tempo, ma comunque è una risposta generica. Non dice no, ma dice purtroppo in quell'epoca, dice che il rapporto è come mettere il dito nell'occhio. E quindi, cioè, di fatto, dal mio punto di vista, la mia esegesi personale, perché quando l'ho letta anche io mi sono rimasto un po' così. Però poi leggendola con come leggo invece i passi di Yeshua, che mi piacciono moltissimo, le Mishnah di Yeshua, che spiega molto bene, diversamente da questi che erano antecedenti e che erano posteriori a Yeshua. Cioè, dice, è inutile, perché come se non fai niente, è come mettere un dito nell'occhio, quindi che cosa fai a fare? E poi comunque sia, dice, se lo faresti, la bambina, perché si parla di bambina di 3 anni nel Talmud, ecco. Questo arriva, non volevo dirlo, bravo, volevo arrivare, sì, a questo punto. Shimon Baruchai dice, 2000 anni fa, una bambina alla fine può anche recuperare la sua verginità. Però non mette, perché non c'è scritto da nessuna parte, che ha una legge che dice assolutamente non si può. Hai capito come? Appunto, volevo arrivare a questo. No, ecco perché la massa legge cose, giustamente dice, no, la massa non ridisce se un adulto può toccare una bambina di 3 anni, capito? No, ma io ti dico di più. Non c'è scritto da nessuna parte, ma manco nel cristianesimo c'è scritto. Cioè, quindi erano abitudini, oppure comunque sia delle questioni, oppure quando mi fanno la manfrina che mi dicono, per esempio, i goim, ammazza il goim, se legge la Torah il goim, lo devi uccidere, meglio un morto di goim. Cioè, ragazzi, vi dovete proiettare nel periodo dove le guerre religiose erano all'ordine del giorno, perché erano la vita e la sopravvivenza, e quindi custodire una saggezza, una potenza che oltretutto veniva riferita al divino, era scontato che se qualcuno ci metteva una mano sopra che non era uno di noi, era meglio ammazzarlo. Cioè, non è proiettabile ad oggi un discorso del genere, ma quando dico ma, dovete addrizzare le orecchie. Ma è molto probabile che qualche falso ebreo voglia proprio invece marcare su questo. Ok, ci siamo capiti. Voglia marcare su questo. Quali sono quelli più pericolosi? Allora, ci sono per esempio i cassidici, io li chiamo in ebraico, vabbè. I cassidici, che sono poi quelli che Baal Shem Tov, insomma tutti, che ha fondato proprio il movimento che si chiamava Israel ben Eliezer, che sono in realtà al modo di Yeshua, cioè, perché non pensate che Yeshua faceva cose diverse da questi personaggi, no, non è che voglio fare il blasfemo, ma non è che facevano cose diverse. Si parla, sapete perché la potenza di questa religione è passata nei secoli in questi modi? Io ritengo che il Talmud sia stato comunque un po' dannoso per alcuni aspetti, e invece abbia aumentato la saggezza intrinseca alla Torah, proprio perché si sia poi diffusa ancora di più la conoscenza anche nella spiegazione, nell'interpretazione, e poi con la Gemara viene data anche la conclusione, cioè la conclusione vorrebbe dire proprio da qui poi
non si parla più, non si discute più. Ecco, io mi sarei e chiederò al professore a cui faccio riferimento se nella Gemara, nelle conclusioni, Gemara e Mishnah formano il Talmud, ok? Quindi vorrei chiedergli magari se nella Gemara c'è scritto che proprio si concluda che non si possono toccare i bambini. Glielo chiederò, guarda, lo prendo come un appunto. Io non lo ricordo. Da parte mia i bambini non vanno toccati. Qualsiasi religione che tocca i bambini per me andrebbe decapitata. Qualsiasi, Morris, che sia qualsiasi cristianesimo, bambini non si toccano. Ti ricordo che la Chiesa Cattolica sta cadendo per pedofilia. Che i cristiani si guardino dentro casa quello che gli altri fanno, perché quelli almeno li stiamo leggendo, almeno quelli citati, quelli che ci stiamo citando sono personaggi di 2000 anni fa, come guarda, io ti dico la verità, Stefano, ricollegandoci al questo discorso, vivendo in Centro America, qui vedi ragazzini di 13 anni che aspettano un bambino. È normale che più vai in certi paesi dove non c'è cultura, che certe cose siano normali. Sì, però volevo dirti, volevo farlo vedere il video del tunnel. No, aspetta, perché devo portare il video, sto finendo. Non si facciano tante pippe mentali. No, parlando di un discorso della sessualità, anche in Africa, bambini di 13 anni che hanno già due bambine, assurdo. Però dico un fattore culturale, però io per me i bambini non vanno toccati. Punto. Ecco perché ci vorrebbe una legge internazionale con la pena di morte. Ti piace? Peccato che i governi stanno lavorando per autorizzare la pedofilia, lo diciamo pubblicamente. Perfetto. Con queste agende LGBT, la pena di morte, programmazione. La pena di morte. La pena di morte è uno spreco. Il pedofilo vuole preso e messo a lavorare nelle strade gratis per almeno 40 anni. Lavori forzati. Che spreco uccidere. Però, come ripeto, i cristiani che guardino la loro chiesa come si è ridotta proprio per la pedofilia. Quindi non accendete luci da una parte se non le accendete da tutte le parti. Non per criticare questi signori, che anche tra di loro sicuramente saranno quelle persone onestissime, magari le più oneste al mondo, però leggi queste cose che una bambina la si può toccare all'età di 3 anni e non va bene, non suona bene, mettiamola così. 2000 anni fa, se c'è qualcosa di moderno, non credo, perché loro si rifanno a quei testi. Loro si rifanno a quei testi. Si chiappettavano le pecore, si facevano le tronelle, lo so. Poi c'è l'individuo che lo fa, è penalmente perseguibile, quindi di che cazzo stiamo parlando? Certo. Scusate la parola. La cosiddetta zorestia. Però detto questo, no? A volte si fanno delle cose proprio perché stupide, secondo me, perché per condannare il male abbiamo la possibilità di farlo e di dargli anche dei nomi. Vi dico subito che uno dei movimenti, e partiamo a quello che vuoi tu, perché qua è quello che volete tutti, ma io dovevo fare tutte queste premesse, perché altrimenti io faccio del male alle cose che non si devono fare del male. Sono d'accordo. E allora dobbiamo distinguere. A un certo punto questi movimenti si esaltano e solo un movimento che si forma in Germania comincia a buttare le basi per fare il sionismo. Come si chiama questo movimento? Si chiama Chabad Lubavitch. Quindi il Chabad Lubavitch, che sono diversi dai Hasidim, che non sono tutti gli RD, che non sono i Naturei Karta, vedi come te li sto dividendo, eppure sono tutti uguali, con tutti i cappelli, fanno tutte le stesse cose, però Karta fanno parte del disegno. Perfetto. Una frangia di questi dalla Germania passa in America, insomma si crea il sionismo che oggi conosciamo. Una frangia che di questi inferno. E che sono ashkenaziti, sì. E che fanno quello che fanno. Passa oltre con la diapositiva. Proprio in Germania, da quelle parti, Germania, hai capito, no? Ma che ferrotti che sono. Proprio lì, da quelle parti, si hanno queste usanze.
per esempio quella del Krampus. Il Krampus, che è una leggera di questo demone metà capra, metà demone metà uomo, che praticamente sarebbe poi che poi c'è un piede sinistro di capra e il piede destro invece umano o di lupo, se guardi sono due piedi diversi. No, vabbè, quelle sono iconografie che vengono fatte, dipende dal popolo che lo fa. Se sono così, veramente lì mi scarichi un... Guarda, quello che vedi a destra è una riproduzione proprio attuale, oltretutto molto recente, quindi cioè fatta chiaramente stilizzata, però sul piano della veridicità, insomma, anche perché ci sono... possiamo dire che sono umani, che non se sono scendi umani. Scendi più sotto, c'è proprio la foto di una delle feste che si... Scendi l'altra diapositiva. Vai giù, ecco. Se scendi qua, vedi proprio che ci sono loro. E ti faccio notare che questo demone c'ha il tridente, e qua sto zitto. Perché devi star zitto? No, sto zitto nel senso che o mettete voi da segli adesso, se no io comincio a parlare di tridente e non la spiccio più. Ah, ok, no, okay, il no, diavolo sul tridente, vai. Poi noi troviamo diavoli o chi fa le guerre c'ha il tridente, cioè sapete cosa manca? Manca la conoscenza, perché se c'è conoscenza, tu i tasselli li metti nel tempo in cui li ho messi io. Non ci vuole tanto a capire chi sono i personaggi, chi sono i demoni. Però perdonami, questi qua, questi sono mascherati, ma se sono così brutti non sono umanoidi. No, questi sono maschere. Ecco perché dicevo, vivono sotto... Sì, questi sono maschere, ma quelli anteriori, ti metto, rappresenta quasi il vero volto, il vero corpo di questi personaggi qua. Non sono umani. Vedi, vivo in Africa e conferma tutto l'amico Francesco Del Vieto. Allora, posso dirti una cosa? Grazie Francesco che ci dai manforte. Quello che voglio dire io, a un certo punto, per quale necessità si rievoca un personaggio demone di questo tipo per avvicinarlo al San Nicola? Non è che il Krampus l'abbiamo fatto adesso. Stiamo parlando sempre di quell'epoca del 1600, del 1600, cioè c'è stato sempre questo racconto, ma racconto di quelli indoeuropei che si sono spostati dal Caucaso verso la Germania e che guarda caso ad un certo punto vengono fuori con questi personaggi che vengono dal sottosuolo, dagli inferi, dall'inferno, sì. Magari portandosi pure degli attrezzi che possono ricordare qualche simbolo di qualche bandiera. E magari proprio avere la stessa genetica. Vi sto facendo è la bandiera dell'Ucraina. Quale bandiera? La bandiera dell'Ucraina. Cioè io lo sapevo, lo dici. No, tu me le fai di apposta. Però detto questo, conosciamo quei disturbi. Detto questo, noi possiamo fare adesso e partiamo con le cose forti, perché ho capito che volete andare a letto ed è giusto che ci andate. Yes. Ma io volevo essere preciso, perché come al solito, se ci sono massoni sbagliano, se ci sono massoni bravi lasciateli stare, se ci sono giornalisti bravi sono bravi giornalisti, se ci sono giornalisti che si vendono, fanno i giornalai, sono quelli che pagano. E quelli che so così, vi cito il vostro Yeshua, che a me piace tanto, non il cristianesimo della chiesa vostra, ma mi piace il personaggio. Mi piace l'uomo, Yeshua, intendi Gesù, per i profani, Gesù. Quei personaggi che ballano all'ospedale, che fanno quelle cose lì, li chiamava Dio perdonali perché non sanno quello che fanno. Non ce l'aveva solo con i romani. Sì, sì. Yeshua non ce l'aveva solo con i romani, ce l'aveva un po' con tutti. Sì. E con tutti coloro che dicono io lo devo fare perché perdo il lavoro, io lo devo fare perché sono costretto. Quelli che si ritengono anche cristiani sappino che sono quelli citati dal loro Gesù. Quindi quando fate qualcosa per questi soggetti sappiate che siete anime perdute, parlando come parlate voi, va bene? Quindi non vi esaltate a sceriffi della situazione, non sarete, se siete credenti del vostro cristianesimo,
siete già anime in un peccato scagli la prima pietra. Anche questo è sicuramente, magari questo è più associato a noi due che ce l'aveva con noi due, forti peccatori. Allora, peccatori. Ad un certo punto però io e Morris abbiamo un sussulto, ve lo faccio, togli sta scena, abbiamo un sussulto, succede una cosa e dico: cacchio Morris, bisogna uscire, perché sta cosa adesso diventa un macello. Qual è la cosa? È il filmato che adesso vi facciamo vedere, no? Prego la regia di mandare il filmato, quello incriminato. Yeah. Vabbè, questo è un principale concetto di Mogna, non è proprio una... Vabbè, non ne parliamo. Praticamente si tratta dei filmati che stanno girando su internet, dove per una faida, sembra, per una faida interna, siano stati chiamati le forze dell'ordine per intervenire in una sinagoga. La sinagoga di chi? Di Chabad Lubavitch. Dove... voi vedete che nel sotto... Allora, se fermi un attimo il filmato, qui ci sono dei passeggini. Un attimo indietro, perfetto. Eccolo lì. Allora, vi dico una cosa. Nelle sinagoghe esistono anche le zone per le donne. Per cui, non do per scontato che possa essere corpo di reato, ma potrebbe essere anche un passeggino che appartiene alle mogli di questi personaggi qua. Va bene? Sì. Quindi, quando si dice passeggini, c'è una cosa... Allora, passeggini vuol dire che effettivamente c'è un passeggino che è anomalo, sono tutti maschi, vedi un passeggino, però vi dico che a fianco alle sinagoghe di questo tipo, che non sono sinagoghe come quelle classiche che tu vedi in giro, sì, che sono tutte adornate. Le sinagoghe dei movimenti Karedi sono in realtà delle sale studio dove si studia ad alta voce, dove il rabbino capo fa delle prediche, cioè sono anche chiassose, e quando si finisce si esulta. Non è una classica sinagoga molto, diciamo, più formale, molto più rituale, più celebrativa. Ecco, non c'è una lettura della Torah solenne, cantata in un modo solenne. Ma il senso del tu, premettiamo che New York sotto il sottosuolo è strapieno di tunnel, già per sua natura ovviamente, è underground e cose varie, ma il senso, ci arriveremo. Voglio che tu fai vedere adesso la seconda parte drammatica. La regia ci mandi la seconda parte, quella incriminante, che è davvero incriminante. Sì. Qui c'è la probabilità che i passeggini possano essere anche loro, va bene? Anche se è anomalo che c'è uno scavo e che c'è un tunnel. Ma a New York, mi dicono tutti, se c'è qualcuno a New York me lo conferma, che è tutto uno tunnel New York. Cioè è facile. Molto probabilmente quel tunnel era conosciuto perché loro credono che ci possano essere sempre dei malfattori che danno fuoco alla sinagoga, e quindi si potrebbe uscire dalla parte da dove è uscito il primo personaggio che avete visto, da quelle gare che è uscito, e quindi come una sorta di uscita di sicurezza. Adesso tocca agli inquirenti vedere se quel tratto di tunnel scoperto porta effettivamente da fuori a quel tombino solo ed esclusivamente alla sinagoga. Che comunque rimane un reato. Il reato di scavo è sempre definito una appropriazione indebita. Cioè vai praticamente o sotto il palazzo dell'altro o sotto la strada, quindi non lo puoi fare volontariamente. Ma loro stanno bene a soldi e quindi sicuramente non se ne fregheranno niente. Verrà soltanto chiuso e rimosso. Detto ciò, se è così, se questo non è così, lo sapremo più in là.
Adesso vediamo il filmato incriminoso, incriminante, perché questo è il filmato, allora, quello paradossale. Maria dice che ci sono le misure di un bambino, questa bambola, le misure di un bambino, e poi c'è qui davanti il tipo con capello bianco con una pistola, e gun, una pistola. Se non bastasse, viene anche picchiato. As Aang è shot, it was enough. Praticamente dice, oltre averlo impiccato, e se non bastava a spararlo, come se non fosse abbastanza. Perfetto. Uno vede questo, non si fa una bella idea di queste persone. Cos'è? Se uno vede questo filmato, non si fa una bella idea di queste persone. Tu mi devi adesso dire se tu vuoi che io ti spieghi o se vuoi che io o se vuoi che io butto quello... Allora, chi non conosce questo mondo può sfuggire qualcosa. Innanzitutto io faccio le domande, così non sembra che voglio giustificare, perché anche a me ha sconvolto, perché io non l'ho mai vista, anche se conosco un passaggio dove si esulta quando il rabbino finisce una lettura, e io vi dirò qual è, perché si esulta. Poi se qualcuno di quelli prende la pistola, siamo in America, ragazzi, non siamo in Italia. Ok, tu dici, ma la pistola nella sinagoga la esci così? Loro sono padroni di fare quello che vogliono, nessuno entra in quei contesti. Io molto probabilmente penso che un revolver ce l'hanno, non dico tutti, ma quasi. Perché no, i parametri non devono essere cristiani, ragazzi. Gli ebrei sono diversi dai cristiani. Dovete mettervelo in testa. Anche se poi qualcuno deriva da lì, ma avete scelto pure un Dio che viene da lì, dovreste perlomeno capire le origini, da dove esce. Ma io non voglio giustificare, lascio la domanda. Quel patibolo dove è appeso quel pupazzo viene subito, ed è chiaro che se io te lo racconto così, allora innanzitutto è un gesto che onestamente è da condannare, no? Cioè, non, certo, potrebbe starci nella loro cultura, vederlo fuori diventa condannabile, cioè per forza noi non possiamo capirli, anche se magari, certo, se andiamo a studiare possiamo anche farlo o tentare di farlo. Dove tenteremo di farlo? Innanzitutto il patibolo è proporzionato al pupazzo, e io dico che quella è la morte del rabbino, è l'uccisione del vedremo poi perché, a quale contesto può essere riferito, al martirio in realtà, ma mi fa pensare che la proporzione del patibolo è riferibile al pupazzo, perché il pupazzo è vestito esattamente come un rabbino capo, cioè con le calze bianche che indicano la maggiore età, la maturità, ma anche il fatto che sia sposato, che abbia figli. Quindi si allontana dall'idea che quel pupazzo si possa riferire ad un bambino. Per la mia visione, con la mia... Sì, però perché dovrebbero uccidere uno di loro e festeggiare perché stanno uccidendo uno? No, perché non è che si sta festeggiando, si sta uccidendo uno di loro. Si sta emulando un passaggio. E io te lo devo far notare, il passaggio. Vai alla regia, vada alle feste ebraiche.
Allora, per alcuni e non per tutti, anzi diciamo proprio per gli ebrei che si sono convertiti al fatto che Yeshua potrebbe anche essere il loro Messia, sì. Ce ne sono alcuni che lo pensano, alcuni che non lo pensano proprio, e io sapevo che proprio quelli di New York non lo pensavano. Sì. Sapevo così fino al filmato, pensavo che non erano di quel ramo. Sì. E invece, a quanto pare, lo devo pensare perché se noi conosciamo le sette feste ebraiche, da qui la parola è una setta per i cristiani, quando devono dar mazzate a qualcuno. Però, ritorniamo. Quando ci sono le sette feste ebraiche, le feste ebraiche vengono divise in quattro feste di primavera e in tre feste d'autunno. Le prime quattro feste, se le congiungiamo, se le sopponiamo alla vita di Yeshua, sono esattamente la vita e il martirio di Gesù. Nelle quattro feste, nelle tre seconde feste, per i cristiani, dovrebbe essere poi il ritorno del Messia. Ok? Per gli ebrei dovrebbe essere solo l'uscita del Messia, perché viene per la prima volta. Ma proprio nelle Pentecoste, è lì che finisce questo periodo di quattro festività della primavera, vengono festeggiati in questo modo ogni volta che ci sono i termini di queste feste. Io non so, e ripeto, lascio la domanda, io non so se questi Lubavitch abbiano inteso Chabad Lubavitch, abbiano inteso questa manifestazione in questo modo per ribadire questo fatto, cioè la morte del martirio del maestro per poi la rinascita. Cioè la morte e la rinascita è una cosa che si fa anche in massoneria, per coloro che mi stanno guardando. Io quindi vado in analisi di ciò che vedo. Se vedo che qualcosa corrisponde a un abito di un maestro, penso che un patibolo non si potrebbe creare in una sinagoga a proporzioni umane, quindi lo riduco per poter festeggiare, per poter esultare, si dice, il momento del martirio del maestro che poi risorgerà Messia e quello che vogliamo. Cioè, se non andiamo a capire i contesti, non riusciamo a... Perché proprio questi contesti, invece, da coloro che sono proprio lontani da questi, dalla frequentare le sinagoghe, vengono magari presi, ad esempio, per fare i pedofili, per uccidere bambini. E noi sappiamo essere un problema serio. Io non sto escludendo, perché non sono un magistrato, non posso escludere che ci siano di questi tipi. Io sto analizzando quello che vedo in base a quello che so. Sicuramente stiamo sotto la lente... Abbiamo sotto la lente tutti questi personaggi, perché sappiamo che quei Chabad Lubavitch che stanno nella politica, che stanno negli affari, che fanno, guarda caso, commercio di diamanti proprio perché sono frutto del sottosuolo, ricordino in gran parte proprio quelle entità di cimmeri che io ho raccontato prima. Anche nelle abitudini, nell'essere spediti, nel segnare le porte. Perché questi caredì segnano le porte? Ogni volta che passano sotto una porta, toccano la porta per benedizione. Perché anche i cimmeri, quando uscivano dalle loro caverne, dalle loro buche, usavano segnare le buche. Perché segnare la buca voleva dire la salvezza. Sì. Io sto ipotizzando e chiudo.
è possibile sì. loro portino proprio nel DNA le usanze di questi cimmeri? Io credo di sì. Sono tutti cimmeri assassini perché i cimmeri vogliono la vendetta sul mondo? Io credo non tutti. Sono in gran parte, sì, in gran parte sono seduti anche sui posti più importanti al mondo. E sono, guarda caso, ascanezziti di estrazione sempre di questo tipo di movimento e che hanno sempre i riferimenti su questo tipo di sinagoghe. Quindi io non posso assolutamente escludere, oltretutto ti dico che io stesso sono uno che li combatte. Quindi anche questo studio ha questa visione. Volevo dirti questo, mi diceva la regia che ci sono almeno una quarantina di trolls in questa live. Appunto non gli piace le cose di cui stai parlando, quindi vuol dire che molte possono essere verità. E poi sono tante persone che fanno delle domande, ovviamente, quindi vorremmo arrivare al punto, soprattutto sull'Anticristo. La gente è qui per arrivare a sapere... Scendi l'ultima slide e abbiamo finito con le slide. Scendi l'ultima slide. Dov'è la verità? Noi dobbiamo essere sempre così, Morris. Perché noi non ci possiamo permettere di condannare nessuno se non li prendiamo. Certo. Cioè, sei d'accordo con me? Quindi ci mancherebbe altro, perché quando c'è un reato deve pagare. Però mi metto anche nei panni del profano, che però vedo un filmato così che stanno impiccando un manichino che sono un bambino, e la critica è normale, che sia chiaro. Allora io ho dato due spiegazioni analitiche di ciò che ho visto. I passeggini al di là delle sinagoghe possono esserci perché, ripeto, ci sono i bani appositi per la preghiera delle loro mogli, per le donne che non sono miste con gli uomini. Sì. Il fatto che qualcuno abbia lasciato il passeggino nella sinagoga per non portarlo a casa, che magari c'è un altro, è probabile. C'è questa probabilità, la dobbiamo spiegare. Che il patibolo fosse a proporzione di un pupazzo che a me mi sembra essere l'abito di un rabbino capo, cioè di un rabbino in avanzata età, perlomeno in età matura, lo vedo proprio dall'abito nero e le calze bianche. E le calze bianche per noi bambini italiani sono i bambini che le mettono. Se tu vedi i rabbini di quel movimento, sono gli anziani che mettono i calzini bianchi. Quindi anche questo è fattibile di analisi? Sì, quindi non lo do per scontato. E abbiamo messo a posto con la nostra solita chiarezza questi punti. Non stiamo però non condannando un altro aspetto. Quale aspetto? Beh, l'aspetto di quello che adesso racconteremo come essere proprio. Se vuoi, o se ci sono domande prima le domande, essere proprio la rivelazione del giorno per cui li vede coinvolti. Ecco perché ti dico, io ciò che analizzo lo faccio come un detective. Fai la rivelazione, cerchiamo di essere sintetici, rivelazione. E poi diamo spazio alle domande frequenti, perché comunque tutti ci hanno aspettato e vogliono sapere il nome dell'Anticristo. Allora, fino adesso abbiamo capito, possono essere anche delle persone che hanno un male, diciamo, genetico che si portano da secoli, perché la vendetta sul mondo... Perché loro sono stati abbandonati da Dio e vogliono uccidere tutti quelli che... Ok, perlomeno vogliono comandare il mondo e vogliono che quelli che sono stati graziati la prima volta da Dio facciano i servi a loro. Questo mi sembra molto in linea con quello che stanno facendo, perché devono sapere i nostri spettatori che io sono uno che sono complottista anch'io. Cioè non è che mostro qui... Io però ho una forma mentis che, come sono massone, devo per forza analizzare ciò che conosco, ciò che mi piace. Andiamo avanti, la rivelazione. Allora, se siete pronti, mandiamo la rivelazione, tu leggerai i versetti e poi manderemo al mondo con una... Cosa? Andiamo a prendere una Gregora? Sì, stai. No, mi sa che... Allora, guardateci adesso, perché probabilmente da domani non ci vedrete più, né a me e né a Morris, perché
voglio dire, ho scelto proprio la tua per farla. Quindi prego con la slide che ti darò adesso, perché te l'ho riservata. Sappiate che non l'ho data neanche a Morris. Devo portarmi il rosario, devo portarmi. Non l'ho data prima a Morris perché volevo che rimanesse proprio una sorpresa per tutti. Adesso l'ho passato alla tua regia. E quindi se la regia è pronta per me può mandare, sì, chiaro, la può mandare e noi praticamente leggeremo ciò che c'è scritto nei versetti di Apocalisse. Ecco qua il nome della bestia dell'Apocalisse, il famoso 666, lui che mi saluta tutti i giorni, certo, è gentilissimo, perfetto. Allora, nell'ordine c'è scritto la bestia, il marchio, il numero e il nome, giusto? Apocalisse 13:2. Sì. Puoi leggere se vuoi. Quindi la bestia che io vidi era simile a un leopardo. I suoi piedi erano come quelli dell'orso e la sua bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Guardate che nei versetti, voi non so come leggete i versetti della Bibbia, io dico che manco li leggete, quindi figurati. Però quando li leggete dovete guardare lettera per lettera, si dice, perché questi versetti erano scritti a parte dai 70 ginta in greco, però sicuramente essendo i personaggi ebrei avevano la forma della scrittura ebraica, dove ogni lettera ha un valore, un significato, una forma, un numero. Quindi anche quando noi leggiamo le traduzioni, perlomeno dobbiamo guardare il sistema ebraico di fondo, di base. Però sintetizzo simbolicamente, guardate cosa dice. Perché dice che una bestia era simile a un leopardo, che aveva i piedi come l'orso, che aveva la bocca del leone, perché il dragone lo aveva messo sul trono per una grande autorità. Cioè, qui c'è un enigma che solamente a sbrogliare sta cosa ci hanno messo 1000 anni. Sì. Finalmente noi stiamo dando addirittura il nome stasera. Noi lo stiamo presentando al mondo. Quindi vai con l'altro. State attenti a tutte le parole che dice. Sì, sì. Allora, la bestia, il marchio, il numero e il nome. Apocalisse 13:17, nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Nessuno poteva, ripetiamolo con calma, perché questo è un passaggio che dicono tutti, ma io dico che nessuno l'ha capito. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Cioè il marchio è anche il nome della bestia. Oh, raga, io leggo così, no? Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia. Avete capito? O il numero che corrisponde al suo nome. Cioè, non è che questo marchio poteva essere un microchip all'epoca. Doveva essere un marchio che portava il suo nome e che quindi corrispondeva al numero. Andiamo avanti, perché a me più me le dai difficili, più io poi... Qui, Apocalisse 13:18, qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un nome d'uomo e il suo numero è 666, ovvero 666. Allora ci manca la musica qui. Sì, io penso di sì, perché adesso la regia ci toglierà poi i nostri volti. Anzi, no, io voglio vedere il tuo. No, stiamo così. Rileggo l'ultimo. Un portale. Sì, mo apro un portale perché la regia già l'ha visto, quindi capisci che per lui
già c'è lo sbalordimento, perché sta dicendo cacchio. Perché quello che direte... Allora, leggiamo questo innanzitutto. Qui sta la sapienza di chi legge queste cose, dice. No, qui c'è la sapienza del fedele che deve fare... Qui c'è la sapienza di chi fa questo tipo di analisi. Chi ha questo tipo di esercizio che deve fare. Perché è una rivelazione. Quindi nella rivelazione non ci può essere un'esegesi religiosa, spirituale. Ci deve essere un ragionamento basato sulle tecniche che abbiamo detto essere tecniche cabalistiche, che chi non fa cabalà non ce la potrebbe mai fare, perché sono stati detti tutti i nomi possibili e immaginabili. Però chi ha la sapienza, chi ha l'intelligenza, calcoli il numero della bestia. Calcolare vuol dire andare a vedere quel nome, che corrispondenza gematrica, perché la gematria è quella, diciamo, materia che studia il valore numerico delle lettere dell'alfabeto ebraico. Quindi se non hai quelle preparazioni non ce la fai. E dunque, perché quello è il nome dell'uomo, il nome d'uomo, non nome di quell'uomo, nome d'uomo in genere. È come dire Antonio. Antonio cos'è? Antonio è un nome d'uomo, giusto? Perfetto. Sì. E quel numero è 666, cioè in quel 666 ci doveva stare, ascoltami, adesso è importante, sì, in quel 666 gematrico ci dovrebbe, ci doveva, e c'è, perché l'abbiamo trovato, l'ho trovato, il nome, scusami, suspense, qualcuno, soltanto questa cosa, qualcuno può dire adesso che nome? Giusto per essere, per scrivetelo, vedere se è vero che... Scrivete, interritevi. Lo sa solo Dio. Allora mi dispiace, Tammy, perché stasera sarai un po' delusa. Il denaro. Però mi fa piacere. Il denaro. Ma nome d'uomo, ragazzi. C'è scritto quel nome. Nome d'uomo. È un nome d'uomo. La bestia è scritto maiuscolo come un cognome. Vuoi mettere che è Papa Imbroglio, ovvero Papa Bergoglio? No, ma non dite sempre lo stesso. Quello è il corno, è il corno delle 10. Sì, il piccolo corno. No, Mario Draghi. Mario Draghi. Vabbè, abbiamo capito che il livello non è assai... Non è neanche Kushner, Jared Kushner, che sarebbe il marito della figlia di Donald Trump. Non è Netanyahu. Scrivete altri, cuore, scrivete qualcosa di Jared. Non è, l'abbiamo detto adesso. Adam Chissà. Non può essere, perché il primo è spirituale. Almeno divertiamoci prima di Morris. Beh, questo potrebbe Morris. Essere il Papa. No, il Papa. Raga, nome d'uomo, non nuove, non il meccanico di sotto casa. Nome d'uomo, ma leggete o non leggete? L'inventore della Tesla. Quindi stiamo assodando che su internet non ci sta il nome di... Deron e Kaiser, Benjamin, Putin. Putin, no. Elon Musk. Ci stiamo divertendo comunque. Prima della suspense abbiamo dato un po' di... L'uomo. Il nome d'uomo, l'uomo, beh, insomma, mi sembra un paradosso. Harari deve andare a zappare. Ma quello disturbato. Jesus. Gesù, c'è da dire qualcosa, però non è. Caesar, Nerone. Nerone è stato ipotizzato nei vari studi precedenti. Montani. Bill Gates. Bill Gates non sa manco dove è casa sua, figurati se stava scritto qua sopra. D'accordo, no, Klaus Schwab. Klaus Schwab è figlio della spazzatura. Bro. Lo sappiamo. Ursula von der Leyen. No. Non mi fa di parolacce, perché sono tre i nomi da 6 lettere ciascuno. No, è gematria del nome che ha valore Zoro. 666. No, ma io andrei sulla rivelazione. Rullo. No, però quello che ti sto facendo capire, ti sto facendo capire, Morris, è solo questo, cioè non c'è questo nome che ti sto dando. Adesso che tutti lo vedranno, da domani sarà scontato. Sì.
prenderanno coscienza. Sai perché? Perché mandalo. Avanti. Se sei un nome d'uomo, Israel, il numero, il marchio, la bestia. Ti chiamerai Israele perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Genesi 32:29. Gog di Magog, i falsi ebrei e la sinagoga di Satana. Quindi? Israele. Il nome d'uomo è Israele, perché nella parola Israele, che è un nome d'uomo dato a Giacobbe da Dio, dall'angelo in realtà, perché ha lottato con Dio. Sì, Israele. Israele. Adesso se tu ad ogni notizia del giornale sostituisci nella mente il paese e ci metti l'uomo, ti accorgi, per esempio, se io dico il telegiornale Israele ha mandato una bomba, sembra che l'abbia mandata una persona. Se Israele tu non sai che nel mondo ebraico come è composto, perdonami, come è composto Israele con il numero, no, appunto, con la tecnica dei numeri. Israele, e questo lo rimandiamo a chi conosce la gematria, chi conosce i significati, appunto, delle parole. Nella parola Israele in ebraico c'è nascosto esattamente, anzi, nella parola c'è proprio scritto è nascosto. Quindi il nostro nemico è Israele. No, l'anticristo è Israele come nome. Che poi Israele. Che l'anticristo non è mica cosa bella, voglio dire. Oh, ragazzi, questa è rivelazione. Mo non so come la vedete voi. Io vi sto dicendo. No, io ho capito. Però voglio dire, sì, mi è piaciuto il paragone. Tu dici Israele ha lanciato una bomba. Rivelazione. Non è un paragone. Non fare come quelli che non capiscono. No, il paragone nel senso che se noi associamo Israele, come se per esempio a Israele è scoppiata la terza guerra mondiale, boom, facciamo un esempio. Innanzitutto quella bandiera non rappresenta il mondo ebraico. Dici, ma che stai dicendo? No, quella bandiera è una bandiera di un paese che non aveva una nazione, e quindi non avendo una nazione non c'era la bandiera. Quando hanno fatto quella bandiera è perché il sionismo ha voluto fare la nazione, quindi è la bandiera del sionismo, non è la bandiera di Israele. Siete d'accordo con questo? Ma andiamo nella foto dopo, lasciamo un attimo questa e andiamo nell'immagine dopo. E cosa vuol dire questo? Che cosa ci vedi a loro a fianco? Hanno tutti il marchio della bestia, ce l'hanno loro il marchio della bestia, non noi. Perché tu, se non hai quello, non potrai né comprare né vendere. Se tu non hai il marchio della bestia, cioè quello da queste bestie, perché la stella, tu voi sapete che io sono un cultore dell'esagramma e di tutti i suoi valori cabalistici, sono questi disgraziati che stanno mettendo in opera l'Apocalisse, la stanno mettendo loro, e alcuni ortodossi lo sanno. Se non hai il marchio della bestia vuol dire avere quel marchio, quella loro identità, identificazione. E qual è l'anticristo? Questi sono tra le cariche più importanti al mondo. Ricoprono le cariche più importanti al mondo, questi signori. Ricoprono tutte le incariche, sono tutti ascanezziti, tutti delle stesse derivazioni dei movimenti, oppure dei genitori e di quant'altro. Sono tutti stati cercati e posizionati perché dovevano dare luogo all'Apocalisse. Noi siamo in Apocalisse pienissima anche per il paradosso, cioè se questo tizio a fianco, il famoso Theodor Herzl, che io saluto, perché io lo saluto? Perché è stato proprio lui la mia sfida. Lo vedi come sta, come mi sta guardando? È stato lui la mia sfida quando io studiavo in massoneria, e questo signore ebbe il coraggio di dire in una conferenza che quando i massoni
si accorgeranno che li abbiamo usati, saranno i primi ad essere, no? Uccisi, eliminati. Allora, caro Theodore Elz, se stai ancora dove stai, nello Sheol, non so dove cazzo stai, ti dico che io, massone, ho fatto questa cosa, proprio in tuo disonore. Così te insegni a parlare contro le persone che tu pensi di aver fregato. Qualcosa mi dice che questa live farà un sacco di rumore in Italia. Questa live, ti ho detto i problemi che ci darà, peggio per te. Che cacchio vuoi da me? Però capite che il marchio della bestia vuol dire quello. Loro faranno di tutto per... È chiaro che in un mondo così tecnologico io ti faccio il microchip, ma se non te l'ha fatto un'azienda con quel marchio, se non te l'ha fatto una banca con quel marchio, quindi il marchio è quello. La bestia, vai un attimo ancora indietro. Se voi... Però in antiche scritture si parla che un uomo, cioè che l'anticristo verrà presentato al mondo come un essere umano. Israele non è un essere umano. Perdona la domanda. Quale essere umano potrebbe mai essere capace di fare una cosa così potente? Ma dai, poi c'è scritto è un nome d'uomo, ma tu non hai io fin tanto che non ve l'ho piazzato quel Genesi 32:20. Voi non sapete che nella Bibbia c'è scritto da oggi non ti chiamerai più Giacobbe, ma ti chiamerai Israele. Sì. E Israele è un nome d'uomo. Poi lascia stare che Israele è diventata una comunità di persone. Cioè, avete capito che ci sono queste... se voi non conoscete il mondo ebraico, non potevate... Sì. Fare disamine simboliche anche su un Vangelo. Non lo potevate fare. Perdonami, ma allora il World Economy Forum è la manovalanza di questi signori? Allora, questo lo dico sia alla Barbara Wojciechowska, che saluto e abbraccio, spero che mi stia guardando. La conoscete tutti, l'ho intervistata proprio su questi temi. E a cui io dedicherò la prossima puntata, se campiamo parlerò proprio del vertice della piramide, dicendovi già sì. Anzi no, questa ce la teniamo, dai, il nome del vertice ce lo teniamo, o volete che lo diciamo? Sì. Come si diciamolo, che 2 ore e mezza di live la diciamo. Diciamo 33 la massoneria è anche l'età di Cristo, quindi va detto. Allora noi parleremo, se campiamo, ve lo dico perché queste cose sono molto pericolose. Aver rivelato questa cosa vuol dire aver fatto rivelazione, perché Stefano lo fai perché sei un coglione, forse sì, però lo faccio perché ognuno di noi deve fare qualcosa. Noi siamo in grave pericolo e siamo sotto le mani di questi pazzi. Ve l'ho detto l'altra volta, ve lo ripeto. Per me aver fatto questa cosa è aver dato un contributo all'umanità. Aver fatto qualcosa prima per la mia famiglia e poi anche per voi. Quindi non fate adesso gli ignori, non fate gli stupidi. Questo non vuol dire accusare nessuno. Come vedete, ci è andata anche di lusso. Ecco perché alla fine... ho voluto proprio dire, perché se tu dici che l'anticristo è una persona, tu ti becchi la galera, perché gli metti alla persona, gli metti un casino. Come te l'ho esposta io e come io ho trovato poi il nome di Israele, ti dico che non, legalmente non c'è nulla che io sto facendo, è una disamina simbolica, è una mia ipotesi, è colui che chiamo a responsabilità Israele non è una persona fisica. Quindi io non sto facendo nessun reato, ma vi sto facendo la rivelazione. Solo che oggi abbiamo bussato la porta degli uomini più potenti al mondo, quindi sono sicuro che questa live gli arriverà a casa. Allora facciamoli capire proprio che io so proprio chi sono, che lo so da anni, lo so da... Signori miei, sappiamo chi siete, voglio dire. Se aveste inviato 10 milioni in contanti... Aspetta, questa la leggiamo dopo.
semplice. O la vuoi leggere adesso? No, perché no, la leggiamo dopo. La vuoi leggere? Via, leggi. Ok, come vuoi. Dai. Il regno dei mille anni. Allora, questo, scusami, Morris, questo parla di che fine faranno. È vero che noi abbiamo rivelato, e ma sappiamo pure dove andiamo. Certo. E vedi poi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, e lo incatenò per mille anni. Che questo è il passaggio più bello che ho sempre letto, dico la verità, della Bibbia. Però se tu non capisci il primo, se non fai rivelazione del primo, come fai a capire il secondo? Certo. Dice, ah sì, ah, questo vince perché vince. No, abbiamo detto perché. Noi adesso non dobbiamo fare più, ah, hai visto, hanno messo in quella cosa quelle cose. Ah, hai visto che quelli... No, non c'è più da parlare. Non c'è più da parlare, questo è tutto chiaro. E io lo sto facendo in nome di quei bambini che stanno ammazzando. Noni, stanno facendo delle cose che voi manco immaginate. Provate ad andare su Google, non c'è scritto manco... No, ricordiamo che a Israele stanno uscendo bambini di 2, 3 anni, 4 anni, sono sotto le macerie tutti i santi giorni, non ci sono figli che... Chi si sta rendendo complice di questa apocalisse la deve pagare per, insieme a questi, per questi, cioè non è possibile. Ma che noi Stefano, adesso rispondiamo a qualche domanda, ma questa rivelazione che cosa comporterà a loro? Che cazzo me ne frega. Che ne so, a livello di aggregora, di persone, di energie, voglio dire, cioè, no, sicuramente è una rivelazione. Chiunque può adesso avere il quadro completo della situazione. Chi scrive prendere libri, coscienza, chi... Certo. Prendere coscienza, consapevolezza più che altro. Coscienza, dai, facciamo una cosa, rispondiamo a qualche domanda, dai, perché sono in tanti. Ci hanno aspettato fino adesso quasi 1600 persone sulla nostra piattaforma. Su YouTube saremmo stati probabilmente 5.000, ma ci avrebbero spento il canale in tempo reale, perché abbiamo toccato i nomi. Certo. Robby Cuff, Israel, is, Iside, era, sole, come avevo scritto prima. Non l'abbiamo visto magari il commento. No. A parte che lui si riferisce a Is, Isera, che sarebbe la dea egizia. Quindi io parlo di Israel... Cioè Giacobbe chiamato da Dio Israele perché ha lottato con Dio e con gli uomini e ha vinto. Cioè, allora faccio l'esegesi di quel passaggio, scusate, parlo per i professionisti di questi libri. Cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Mi rimetti per favore l'immagine. Mi rimetti l'immagine, non hai scritto proprio niente, hai scritto una cosa che si legge dappertutto, non hai scritto Israele e il nome dell'anticristo, quindi togli questo, ecco, già cominciamo con i detrattori. Lo sapevo, me l'ha detto mio cugino, il meccanico. Allora, mio cugino. Bravo, avevo un cugino primo. Allora, mettimi di nuovo per cortesia la regia l'immagine del leone. Ok, dovete soffermarvi sul passaggio biblico di Genesi 32:29. Siamo in Genesi. Ti chiamerai Israele perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Ragazzi, se voi leggete quello che vi ho scritto dopo, Ezechiele 38:39, troverete la risposta. Perché troverete la risposta? Parlo con i tecnici. Perché c'è scritto proprio che io ti farò uscire, ti prenderò per le mascelle e ti farò uscire. Quindi è volontà divina far uscire fuori il male per poterlo poi rivelare al mondo. Avete capito che siamo davanti a un qualcosa che è immenso, ragazzi? È immenso. Questa cosa è una cosa immensa. Io non voglio denari, non mi hai fatto niente dei soldi. Ma è immenso aver capito questo passaggio. Lui fa vedere, gli fa uscire, sono stati agevolati proprio dall'opera divina a fare il maligno che stanno facendo. Ti prenderò per le mascelle, io te lo leggerei, Ezechiele 38:39. Se non avete niente da fare stanotte, che non dormite, andatevelo a leggere. E sapete che cosa sono le zampe dell'orso? Ma volete sapere, possiamo fare una disamina su tutto il...
l'animale, la bestia, la zampa dell'orso. Cosa so? È l'Ucraina che ha la zampa dell'orso della Russia, è la zampa dell'orso, aveva le zampe dell'orso. E perché ha la bocca del leone? Perché il leone rappresenta Giuda, la bocca, cioè parlano ebraico. La bocca del leone vuol dire parlano l'ebraico di Giuda. Oltretutto ne prendono pure la stella, l'esagramma. Quindi, e che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire il leopardo? Aveva il manto come un leopardo. Il leopardo che cosa vuol dire? Secondo voi, io ho una certa preparazione, ok, ma il leopardo, la caratteristica sono le chiazze. Quindi avere un corpo come leopardo vuol dire che questo corpo sta in tutto il mondo, come delle chiazze di leopardo, che non è una regione sola, ma è una regione che ha tante regioni, quindi Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Belgio. Quello vuol dire il corpo da leopardo, che ha le zampe. Perché ha le zampe da orso? Proprio perché in Ucraina si è stata data la zampata per aprire questa rivelazione. E la bocca di leone perché parlano con la lingua di Giuda, ma non sono giudei, come diceva Yeshua, come diceva Giovanni, comunque. Cioè, avete capito la potenza di dove ci troviamo? Non so se oggi vi passerà un po' così, domani che non ci saremo più vi ricorderete almeno di stare in registrazione. Ragazzi, abbiamo rivelato al mondo il nome della bestia, lo abbiamo anche spiegato. Allora, vediamo se gli americani ci seguiranno. Tu lo sai che i youtuber, soprattutto in Italia, poi ci copiano, eh? Da domani tutti sanno, la fanno in 50 modi, su TikTok, su Kipap, su che so. Tu hai avuto, insieme a me, l'onore e la disgrazia di fare questa rivelazione. Noi siamo venuti, ci siamo incontrati per questo, per fare questo, stasera. Quello che pagheremo dopo, se ce lo vuole graziare, il grande architetto ce lo grazierà. Però in coscienza noi abbiamo dato il nostro contributo. Io nel mio lavoro ventennale, anche da massone, anzi, soprattutto da massone, lo voglio sottolineare, se io non avessi avuto tutta la preparazione, la cultura, l'amore per la mia massoneria, non sarei mai potuto arrivare ad una situazione del genere, perché io ho fatto molte più rivelazioni di queste, ma questa era quella più importante per tutti oggi, quando oggi per dire una cosa del genere si muore. C'è una bella domanda, Leonardo Sabri. No, la gente non ci crede quanto si rischia a fare certe rivelazioni, vabbè, ma il tempo ci darà ragione. Ma come arrivi da 666 a Israele? Cioè, come hai fatto a comporre questo nome? Perché ho detto, quando voi prendete il nome e lo scomponete, cioè gli date il valore numerico di ogni lettera, vi accorgete che quel valore è da 666. Ma io non posso rivelarlo qui, perché me lo tengo come riservato, il meccanismo per cui mi è uscito Israel 666, ma dentro era nascosto il nome. Quindi attenti, che non è finita qui, io lo dimostro, non è finita qui, non è un'ipotesi quella che sto dicendo. Io so di gematria, io insegno la Kabbalah, quindi io sto dicendo quello che vi sto dicendo, perché so che è questo. Ma il vertice chi c'è? Questo ci vuole vedere morti sicuro, Adulio. No, diciamo, da tanto, Simone, una volta solo così c'è il dono dell'immortalità, dai. Tutto il vertice, quello che tu chiami sempre il triangolo, gli illuminati, si chiama potere supremo, che in ebraico si chiama Kaal. Il Kaal. Quindi? È il potere supremo. Questi sono cinque personaggi innominabili, ma innominabili davvero, credetemi. Già il fatto che lo stiamo dicendo, per carità, è stato anche supposto altre volte, ma noi lo stiamo dicendo in virtù di rivelazione, quindi stiamo completando la nostra rivelazione. Non c'è niente di massonico qua, non c'è niente di poveri
No, non possiamo farli stasera. No? Io, non li no. Io purtroppo non li conosco. Non si possono fare. No? Nemmeno uno? No. No, Putin ha fatto solo resistenza voluta dalla Madonna del cristianesimo. Se la vogliamo vedere come no. religiosi... No, di quei cinque nomi, almeno uno si può fare. No, non ci conviene proprio. No, Morris, veramente. Cioè, e qua rischiamo magari che qualcuno ci prende per il culo e con i nomi entriamo in una questione penale. Vabbè, ok, va bene. Rispetto il tuo pensiero, dai. No, io ti dico che cioè potere supremo. Questo potere supremo. Vabbè, in privato mi passi la lista, così la tengo per me. Non lo dico. No, questo potere, e sono cinque persone in questa piramide che si devono alternare sempre e si devono sostituire sempre quando uno manca. Sotto di loro ci sono 300 persone fidate. Sotto questi 300 sì. cominciano a cadere tutta la piramide. Cioè questi pagliacci che vedi qua. Questi cinque uomini. Questi sono figli degli stupri fatti nel nazismo. Questi sono tutti nazisti. Questi cinque uomini sono umani, terrestri, extra, cosa sono? Non penso che siano umani. Dobbiamo chiudere. No, ma scusa un attimo. Scusa, ma tu quello abiti... si può dire. Ma no, sono immortali. Abbiamo già dato soddisfazione anche al nostro amico. Abbiamo detto qual è la piramide. Oltretutto c'è anche un altro amico comune che sta sentendo, che fa questi programmi, quindi mi ha detto che glielo ho detto. No, quindi, però per dire, se sono sopra la piramide, sono l'ultimo livello, sono immortali, sicuramente non sono terrestri. Non sono umani. Ma anche se fossero terrestri, ma talmente stanno in alto e talmente stanno gestendo in questa maniera tremenda il mondo, secondo te sono normali? Cioè, anche se sono normali, sono normali. È scontato. No, c'è da dire che magari che se guardi gli esseri umani non vedo essere intelligenti in giro. C'è gente che si mette a cuore in fila per fare quel cocktail, mi hai capito? Quindi gente sveglia e non è vero. C'è gente che deve andare dietro al panettone, che poi l'hanno fatto loro, perché c'è con la canucca. Ma la canucca è una festività, è una cosa bella per gli ebrei. Li hanno cancellati. Ma sapete, scusa, parlo con gli ebrei che stanno ma sapete che vanno sterminati a tutti nel tempo e si sono sostituiti proprio. La prima sostituzione che hanno fatto non è con la Palestina. La prima sostituzione etnica l'hanno fatta con gli stessi ebrei. In giro per il mondo non ce ne sono più ebrei normali, sono tutti scanezziti. Ma qualcuno se vuole tagliare. Ma la coda di serpente cosa sta a significare? La coda del serpente è proprio da dove provengono, quello che ti dicevo io. Quello che il serpente dai cimmeri, quello è il simbolo dei cimmeri. I cimmeri hanno questa proprietà della vendetta su Dio. Io live chi va sottoterra non è umano, sono rettili, e ti ho detto questo. Sai quali sono le caratteristiche? Adesso ti faccio prendere per la prossima puntata, se campiamo, no? Ma sai quali sono le caratteristiche se tu vivi sottoterra per tantissimo tempo, come c'era scritto, senza vedere mai il sole? Lo sai che gli occhi si ingrossano e diventano neri, e la pelle, i capelli si perdono, diventa verde? Cioè, sono gli alieni grigi, non sono stati mai alieni, sono sotterreni. Se voi andate nella montagna di Dulce in America, che è la montagna della CIA, lì ci sono questi soggetti che chissà da dove parte del mondo sottoterra sono arrivati. Sottoterra si cammina, ragazzi. Ci sono tunnel, i miliardari si stanno a fare le case. Come mai se le fanno sottoterra? Perché deve venire la bomba atomica? Ok, ma sottoterra poi con chi mi unisco? Un miliardario si può andare a chiudere in una stanza a 20 metri? Non si chiude in una stanza a 20 metri se non c'è l'altro che arriva da 1000 chilometri sottoterra. Hanno una rete sotterranea. E il consiglio che vi do, dovesse succedere qualcosa, guardate dove potete andare pure voi, perché
perché stiamo messi così. Voi non state capendo la gravità in cui ci troviamo. Non mi fate dire altro. Noi siamo in serio pericolo, in serio pericolo. Basta fare le cazzate, basta. Cioè, non date retta neanche a quelli che dicono che vi fanno perdere tempo. Stefano, dobbiamo aspettarci la terza guerra mondiale. Ma più terza guerra mondiale di questa? Questa non è terza guerra mondiale. No, io lo so. Guarda che se tu parli con la massa non sa manco cos'è il World Economy Forum. Per sì, loro è tutto normale, non accadrà niente. Ma 17 milioni di morti per cause del cocktail. Sì. Che cosa, come la vede? È chiaro che il meccanismo è l'inganno. Il meccanismo 17 milioni. Però l'inganno non può essere più la bomba, perché non conviene a loro. Non conviene a loro. E guarda caso dove si siederà Israel quando completerà tutto quello che deve fare, perché la Palestina la deve rasare al suolo, la sta rasando al suolo. Dove si siederà? Proprio sul trono che il dragone gli ha preparato. Cosa vuol dire il dragone gli ha preparato? Cioè il virus è uscito dalla Cina, che è il dragone. Il dragone ha dato la possibilità per cui si dia il via. Quindi è stato il dragone a metterlo sul trono. Vedete che l'Apocalisse è perfetta. Cinesi, l'Apocalisse è perfetta. Il marchio e la stella sette punte o sei punte? Io volutamente l'ho coperta, ma è quella sei punte, ovviamente. È la stella di giudaica, la stella di Giuda, la stella di Davide, la stella di Salomone, chiamatela come volete, è la stella secondo l'esagramma, esagramma. Ma è un esagramma che hanno rubato, evidentemente, perché queste persone non sono quello che dicono. Almeno fidatevi del vostro Yeshua, fidatevi dei vostri Vangeli. È la sinagoga di Satana. E già all'epoca di Yeshua già era in vita questo tipo di movimenti. Pensate falsi di Gomer, ascoltami, questi falsi figli di Gomer sono quelli che poi costruirono Gomorra, e noi ci ricordiamo Gomorra come è finita. Gomer, però Gomorra. Perdonami. Allora, questi sono i cattivi, accadrà la terza guerra mondiale, tutto quello che vuoi. E quando è che questi qua verranno portati mille anni sottoterra, bloccati con le catene? Quando accadrà questo? E sono i tempi che Dio non ti dice. Perché sono Dio, appunto, entità, nessuno ha le date. Non è che oggi Stefano Erario ha dato dimostrazione di cosa vuol dire un registro akashico. Io ho dato dimostrazione oggi, dimostrazione, non insegnato, di che cosa vuol dire. Quando voi vi concentrate su qualcosa e aprite la mente al cosmo, il cosmo vi risponde. Le mie risposte sono dettate da questa apertura mentale, da questa consapevolezza, se no non mi arrivavano queste risposte. Questi si chiamano registri akashici, cioè sono delle informazioni che sono già lì, il divino già lo sa, perché il divino è lì. Lasciate stare le divinità eroiche dei nostri mondi. Questo è il mondo materiale, non ha nessuna valenza se non quella di esercitare l'esperienza per poter elevare lo spirito. Noi da qui possiamo, solamente da qui possiamo esercitare questa esperienza. Il microchip può essere una conseguenza, ma il microchip non te lo farà un'azienda americana, te lo deve fare per forza l'azienda col marchio. Quindi il marchio è della bestia, ma potrebbe essere anche il Green Pass, te l'hanno posizionato loro, anche quello era marchio della bestia. Perché il marchio è alla fonte, il marchio è alla fonte, non al prodotto che esce. Sì, interessante questa chiave di lettura. Stefano, io darei altri 10 minuti per rispondere alle domande. Volevo ringraziare di cuore alla piattaforma numero6.org, gli abbonati di numero6.org, per aver potuto offrire questo tipo di evento. Come hai detto tu, abbiamo fatto una rivelazione. Farà rumore, lo so già, ma tanto visto che siamo straosservati. Quando ti ascolta il Mossad vuol dire che qualcosa di importante stai facendo. Ti dico l'ultima così.
se uno c'ha una vendetta da farti, no? Sì. La prima cosa che fa, qual è? Ti fa vivere esattamente come ha vissuto lui. Se una persona ha vissuto sottoterra per colpa tua e ha mangiato i vermi e gli insetti sottoterra, se io esco fuori domani, che cosa ti devo far mangiare? Stessa cosa. Occhio per occhio, dente per dente. Legge del taglione. E questo è Salomone, perché Gesù, occhio per occhio, dente per dente, è un'altra cosa. Per Gesù, l'occhio per occhio, dente per dente, quando è stato interrogato, sì. Gesù, cosa ne pensi di questa cosa di occhio per occhio? Gesù disse, è una questione di pecuniara. Se tu dai uno schiaffone a qualcuno, vabbè, quello dell'altra guancia è bellissimo, il professore che seguo io la spiega in un modo eccezionale, perché solo un ebreo può spiegare Gesù in modo eccezionale. Perché se tu chiedi a un prete della chiesa che cosa dice Gesù, non sa neanche dove cazzo l'ha scritto Gesù, se l'ha scritto. Ecco perché io mi incazzo. Ci sono stati 1000 anni di perdita di tempo in Italia. Solamente pecore e basta, non devo arrabbiare. Ma quindi il marchio non è il microchip? Pizzica, non lo stai capendo. Se il marchio... No, io l'ho capito, no, sto rispondendo un utente. Ma ormai ha scritto, il marchio quindi non è il microchip, perché? Il microchip potrebbe essere la conseguenza del marchio. Perché il microchip non te lo costruirà nessuno se non è ebreo scanezzita che c'ha l'azienda. Ok. Quindi hai capito? Alla fonte c'è il marchio della bestia. Certo. E qual è la bestia? L'interesse di Israele. Cioè il nome del... quello che sapete voi. Dell'antichrist. Chi metterà le catene a Israele per portarlo nell'abisso? È la domanda che ti ho fatto io. Chi sarà? Raga, non è che amo io, non è che è una cosa alla volta, cioè non è che è vero Stefano, è bravo, però che cacchio. Datemi il tempo di fatemi ammazzare, prima, poi rinasco un'altra volta. Allora, devi sapere che pubblicamente ho detto a Stefano, comunque se hai qualcosa da dire, mandi un video, lo conserviamo, lo renderemo pubblico, ok? Abbiamo i cinque così, nomi sono le cinque società? I cinque nomi sono le cinque società? No, perché le società sono sei, ha sbagliato a contarle. Sei ragazzi, come ragazzi, la piattaforma. Vi do una dritta. Le cinque persone che si mettono a capo di sopra, che arrivano dal fine, da inizi dell'Ottocento forse, sì, più o meno sì, che si sono sempre cambiati, quindi in modo segreto chiaramente, non hanno mai avuto a che fare con le aziende. Non hanno, il loro obiettivo è un altro. La loro è una posizione. Me la volete far passare questa, se la capite, se siete all'altezza di capirla? La divinità ha voluto queste persone. Le ha messe lì, gli ha fatto costruire questo, perché questo doveva essere il disegno. E questo. E questo, raga. Lo so che non ci credete, lo so, stiamo a parlare di fantasie, però poi vi mettete in coda, però poi vi fate le cose, però poi vediamo cadere gli amici, però poi vediamo morire in parenti e ancora non ci rendiamo conto, ma poi, oh, ma basta, qua stiamo vivendo una cosa di più grande di noi, stiamo vivendo una cosa Paola. Grande. Paola, 23 marzo, non so cosa intende, è una data particolare, io sapevo ad aprile comunque. Intanto gli stiamo regalando queste date nel contempo che loro si stanno riunendo. Qualcuno oggi, stasera, gli ha passato già la palla. Dal 23 marzo, numero chiaramente legato alla numerologia che sapete ormai con me, bisogna stare attenti, perché in quel giorno, o magari la sera prima, può essere mandato a un qualcosa di importante. Qual è l'altra importante? Il 4 aprile. Perché? Perché 4 e 4 sono due valori che accentuano la simbologia della terra, della materia. Quindi se il 23 marzo decido di fare un attacco, te lo sparo il 4 aprile. Avete capito come funziona o non avete capito ancora? Da 3 anni che sto qua a spiegarmelo. Siete delle capre. Poi cominciano a abbaiare con la malattia X. Cosa ne pensi?
fanno le cose perché le devono fare sempre in questo modo. Anche gli autoattentati se li fanno sempre nelle feste, perché sono sempre, perché il loro obiettivo non è quello di... Questi si creano i terroristi e poi non li vedi più terroristi e hanno sterminato un popolo. Quanti iraniani, ma quanti bambini, ma quanti miliardi di bambini dobbiamo vedere morti ancora? Ma mi dite, ma non avete le palle per uscire fuori come sto facendo io? Non avete le palle per dire almeno non voglio fare questo? Sono la loro i nefilim. I nefilim? No, perché i nefilim si riferisce ai giganti, quindi potremmo dire che i giganti invece erano purtroppo un'entità di diverso valore. Prima di rispondere a Gab Mass, una domanda che vorrei fare io è, seguendo il mondo del complotto da tanti anni, allora manca ancora il crollo dell'economia, sta già avvenendo in un certo senso, magari quello delle cripto o quello delle borse, ma mancano ancora l'attacco alieno. Quando cazzo escono la quinta aliena, il Blue Beam, quando è che lo mandano? Perché manca questo nel programma governativo. E se io invece ti proietto o ti mando proprio un drone sul supermercato, e poi ti comincio a far vedere qualcuno di questi amici nostri cimmari che sono usciti da Certoline, da Rucertoline. No, ma mancano. Cioè, sospettando questo, l'evento che sia... Sopra. Se io ti faccio vedere un'astronave sopra e poi da sotto escono, escono individui alti 2 metri con la pelle verde, gli occhi... Perché a quanto pare la realtà è che qualcuno di questi si è visto. Che poi... Io voglio che siano i media a parlare. Io quando credo, allora loro hanno portato avanti il piano del Blue Beam, quando sarà Mediaset a parlarne, la Rai, la 7, cosa vale? Perché altrimenti io tutta la spazzatura c'è su YouTube, non la guardo. Gli alieni, quindi voglio dire, allora dico perfetto, manca qua, manca quello. Gli alieni grigi non sono mai mandati da questo mondo, sono nati qui perché erano come noi. E torneranno per vendicarsi, perché il loro obiettivo è la vendetta finale. Devono vedere i figli di Dio essere schiavi di coloro che sono stati abbandonati prima del diluvio o durante il diluvio. Questa è la storia, questa è la storietta, questa è la leggenda, prendetela come cacchio volete, questo è. Ma quindi, per difenderci e provare a vincere, quali sono le azioni da intraprendere? O siamo spacciati? Spacciati non si è mai, perché alla fine... Allora, qui c'è un bel passo di sempre del vostro, perché io stasera ho deciso di citare il vostro, perché io voglio, perché so che in questa piattaforma siete tutti cristiani o pseudo-cristiani, perché guarda la mano. Cioè, uno cristiano che non ha mai letto un Vangelo, il cazzo di cristiano è? Però tolto questo, no? Tolto questo. Che se gli dici cos'è la Bibbia, ti dice che è una birra analcolica. Allora, Gesù stesso dice, leggetevelo, Gesù stesso dice, al male non vi opponete. Perché al male non bisogna opporsi? Indovina perché. E anche qui devo ringraziare il professore. Perché al male, quando tu ti sei opposto, lo hai certificato. Il male non ha nessuna valenza, ve l'ho detto 100 volte. Il male non ha nessuna forza se voi non gliela date. Quindi se il male si manifesta, voi fottetemene. Come si combatte? C'è una parola bella che è del buddismo, che dice che è l'impermanenza. Cosa vuol dire l'impermanenza? Se voi ragionate avendo in mente l'impermanenza, vi rendete conto che tutto ciò che fate è tutto temporaneo, è tutto da godere, ma non è da trattenere. Nemmeno, persino i sentimenti non sono da trattenere. Come non si trattengono i morti nella mente, nel cuore sì, ma non si trattengono in un modo egoistico. L'impermanenza vuol dire proprio avere il senso delle cose che devono passare. Il buddismo ce lo insegna questo. Quindi combattiamo con la grazia dell'impermanenza.
godete delle cose che, okay, che riuscite ad avere, che riuscite a risolvere. Non create voi il male per cui arrivano ad avere quei miliardi, per potervi poi farvi le vendette, per potervi ammazzare tutti. Non create la premessa, Stefano. Allora, ultima domanda, ragazzi, fatto l'ultima domanda, scrivetelo nei commenti, se volete possiamo organizzare un futuro una live con Stefano, se gli farà piacere, appunto andiamo direttamente alle domande frequenti, così vi dedichiamo una live. La formuletta, scrivete la formuletta per una battaglia seria, ascoltatemi bene, dovete combattere il male con la grazia dell'impermanenza, l'abbiamo detto, con la forza dell'amore e con la luce della verità. Cioè, quando voi vedete una cosa marcia, la dovete dire. Non dovete fare i conti che se vi conviene o non vi conviene. Perché la cosa marcia non conviene mai. Perché se conviene a te, non conviene a 10 persone. L'ho detto a Morris quando è venuto a trovarmi a casa mia. Disse: Morris, tu la sai, te la ricordi la formuletta degli imprenditori che diceva: quando uno vince, 10 stanno perdendo? Certo, certo. Quando uno vedi che c'è una Mercedes che è oltre i suoi valori, vuol dire che dall'altra parte ci sono 10 debitori. Come il trading, è come il trading. Quando uno sta guadagnando, uno sta perdendo. Quindi, quando voi accettate un compromesso maligno, perché siete voi che lo certificate, ecco il battervi di Yeshua. Non vi battete con il male, non dategli forza. Allora, se gli dai forza, ecco che 100 persone stanno pagando quello che tu solo hai deciso. Ultima domanda e salutiamo. 3 ore e 7 minuti. Ultima domanda, veloce, rapido, sintetico, Stefano. Vai, ultima domanda. Ringraziamo tutti gli abbonati numero 6.org. Oggi abbiamo fatto questa live solo grazie ed esclusivamente a loro. Thanks a tutti i fratelli e sorelle di numero 6.org. Francesco De Vietro, è possibile rivedere la diretta? Certo che sì, ci mancherebbe altro. Allora, volevo fare questa premessa. Abbiamo utilizzato i nostri server perché su YouTube, ve lo dico per esperienza, ci avrebbero buttato giù il canale, non uno strike, ci avrebbero spento il canale. Perché la rivelazione è forte, niente strano che ci attaccheranno persino le iene che salutiamo, che ci seguono, ma noi siamo pronti, certo, a tutto. Quindi, ragazzi, un forte abbraccio. Sì, secondo Stefano la riunione di Davos a cosa serve? Penso di averlo già detto io. Grazie Paola per la domanda. Sapete per quale motivo? Perché sì, voi vi dovete accorgere dai titoli dei programmi che si danno. Sapete qual è il titolo del programma? Dillo tu, Morris. No, il titolo del programma che si sono dati per questa riunione, qual è? Beh, il titolo più importante era We are preparing for the X disease. Ci stiamo preparando per la malattia No. È l'argomento principe per cui si sono riuniti adesso, non lo sai? Ah, riunire le... Sì, riunire la... Ridare fiducia. Riprendere la fiducia. Sì, sì, sì. Ma secondo voi riprendere fiducia di chi? Di cosa? Perché hanno capito che ci sono troppi che combattono. Ci sono troppi guerrieri che stanno combattendo, come noi. E allora loro devono prendere. L'ho spiegato il TG di oggi. Cosa intendevano? La fiducia non è una fiducia, capite a me? Questi parlano con la perversione, con la dissonanza. Se dicono fiducia, vuol dire che vedevano fregare un'altra volta. E allora devono mettere di nuovo un altro virus, perché è quella la fiducia che vogliono loro. Avete capito qual è la fiducia? Ma infatti, Ursula von der Leyen, che ho doppiato, alla fine dice: ma io sono sicura che ce la faremo. Quindi quasi una sfida, noi siamo pronti. Ma il male è ironico, il male è sarcasmo, il male è dissonanza. Voi non le dovete pensare proprio. Quando parla quella scapigliata che è brutta come una goccia, non so manco come, da dosciuta proprio, un essere così. Poi dici che non so di sottoterra. Ma l'hai visto in faccia come sono brutto? Cioè, questo è proprio di sottoterra veramente. Cioè, gli ho dato pure la descrizione, gli ho detto da dove arrivano, gli ho detto che fanno. Pensa che Harari era il fidanzatino di Klaus Schwab. Pensa allo schifo, questi due, veramente. What the hell? Anyway, ragazzi, salutiamo. Passiamo dai saluti, dai ragazzi, salutiamo. Scontro le passa. Allora, energie positive per Stefano, fantastico.
Grazie Mori, grazie Maestro Orario, a voi Andrea. Grazie, è stata bellissima, grazie Mori e Stefano, buona serata, grazie Angelo, un abbraccio a voi, che Dio ci illumini. Elena Gatta, grazie per questa live, grazie, fantastica, thank you. Loris, grazie, grazie magnifico fratello Stefano, grazie Morris, grazie Samuel, grazie a tutti. Fantastico, we appreciate. Grazie Stefano per la tua saggezza e i tuoi validi suggerimenti. There we go. Perfetto ragazzi, comunque si farà piacere, faremo in futuro un'altra live, passiamo subito in azione, domande frequenti. L'unica mia paura, tra virgolette, vi dico la verità, è che a breve, a partire da marzo, come dicevamo, aprile, comincia a abbaiare con la malattia X, vi dico la verità. Io devo spostarmi per lavoro e mi hanno dato warning, fa attenzione in quelle date perché potrebbe accadere qualcosa. Loro ci dicono sempre quello che fanno ed è una fortuna. Aprite gli occhi, non abbiate paura. Aprite gli occhi, non denunciate, aprite la paura e non fate le capre. È andato via l'audio, Stefano. Dice, e non fate il veleno. Un consiglio che do io, non fate il veleno, non fate l'energy drink, ok? Bravissimo. Saluto a tutti quanti, niente veleno, un abbraccio, ciao ciao.